Stasera ho veramente tanto di cui parlare, veramente veramente tanto, perché non so se avete visto il mio video su YouTube, se siete qua perché mi seguite su Twitch e non sapete di cosa si parla, se invece avete visto il mio video su YouTube e siete venuti qua apposta per la continuazione di quello che è stato il discorso che purtroppo su YouTube non potevo fare, già sapete diciamo di cosa si parla. Allora, stavo dicendo, quindi, stamattina ho incontrato Fuse Gamer, mamma mia, l'ho menato fortissimo. No, quello è un altro discorso, mi sono confuso. Stavo dicendo... scusate, che è la mia prima live su Twitch, sono molto emozionato. Ho fatto 397 sub in un giorno, in 20 minuti. Sì, ti ho visto, non è vero, non mi hai visto, eravamo in un angolo. Non ci hai visto. Non c'è. Allora, stavo dicendo, ragazzi, partiamo dal principio. Iniziamo con un discorso costruito bene, perché io già ho problemi con l'italiano, visto che sono del sud Italia. E a proposito dell'essere del sud Italia, facciamo un piccolo recap per chi non ha visto il video su YouTube. Mi hanno strikeato il canale. Mi hanno strikeato il canale. Eravamo in live, quindi quando eravamo in live molte persone hanno letteralmente reagito a me che stavo giocando a Guitar Hero o a Minecraft, ora non ricordo. Io ho letteralmente fatto: oh no! Mi hanno strikeato per associazione a delinquere. Chi è stata? Sivi Show! No, Sivi Show! Tu sei la mia crush, per favore. No, però mi pare bisessuale. O è lesbico o è bisessuale, ora non ricordo. Vabbè, si è infranto la mia crush oggi. Da ora in poi la mia crush sarà Rosalba. E l'altra come si chiamava? Me lo sono dimenticato. Mi sono dimenticato il nome dell'altra mia crush, dannazione! Non sarà la mia crush se mi dimentico il nome. Va bene, avete capito. No, ah, Sespo, esatto. No, Sespo. Antonella Clerici, esatto. Non mi ricordavo il nome. La Gabibba, anche la Gabibba. Ma Rosalba è la mia waifu. Ma perché ogni volta che entro in live sento queste cose? No, amore della mia vita, scusami, devo giustificarmi con la mia ragazza. È che Rosalba è la mia crush, tu sei mia moglie, quindi Rosaria. Allora basta romanticizzare disturbi mentali come Rosalba, che è bipolare. E passiamo a un discorso molto molto importante, che è quello di YouTube. Quindi, cosa è successo? Mi hanno stregato il canale. Mi sono arrivate letteralmente delle mail che mi dicevano. Anzi, vi pesco subito le mail, così è molto più semplice il discorso. È molto molto più semplice il discorso. Mi è arrivata questa email qua, eccola qua, che mi dice: ciao! E tra l'altro bellissimo, perché mette pure un punto esclamativo, non posso farvelo vedere per correttezza, però mi fa: ciao Mr. Paul Duckbar, punto esclamativo. E ti contattiamo per dirti che abbiamo sospeso la monetizzazione al tuo canale. No, è tipo come se uno viene a casa tua e ti fa: ehi, ciao! E poi ti punta una pistola in faccia. È veramente orribile questa cosa. E praticamente il motivo per cui mi hanno tolto la monetizzazione al canale è perché hanno trovato un mio video che andava contro le loro community guidelines, che era il video "se canti o balli perdi 99% impossibile lever edition", quello là dove c'era Sivi Show che tipo reagiva a delle canzoni, e tipo se si metteva a cantare perdeva. Non giudichiamo ora il content, però io ci avevo fatto una ITP. Era un po' pesantuccia, se consideriamo il moralismo del 2K21, per cui ormai non puoi dire più un cazzo. Diciamo che in quel periodo andava bene, cioè c'è un commento di Sivi Show sotto quel video con scritto "ha ha 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 ha". Ora non so, ma io "ha ha 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 ha" lo interpreto come un "sto ridendo", a meno che non ha visto il video ed è discivolata improvvisamente, tipo ha sbattuto la testa nella tastiera ed è uscito casualmente "ha ha ha", ma io penso che l'abbia scritto lei proprio. E quindi io dicevo: vabbè, nonostante la prendevo per il culo, se ti fa ridere sono contento, cioè vuol dire che cambio idea. Paraculata, non era una presa per il culo ma un omaggio, top siciliano. E quindi ho detto: va bene, non sarà successo niente. E là sul momento ho pensato: ok, è stata Sivi Show a mandarmi il video, a mandarmi lo strike al video, scusatemi. Poi però ho controllato le mail e a quanto pare quel video è stato buttato giù da YouTube stesso. Cioè non è che è stato segnalato e quindi YouTube l'ha buttato giù. No, proprio YouTube di punto in bianco l'ha buttato giù. Parliamo di cosa sta succedendo su YouTube. Quindi questo qua è un appello a tutte le persone che fanno video su YouTube, sia che fate gameplay, sia che fate vlog, sia che fate anche roba più borderline, come l'ATP, come anche le stesse animazioni, perché questo è un discorso più generale che coinvolge secondo me tutta YouTube Italia. Infatti a subire il mio stesso problema ci sono stati Fieric, Stormy e Bertra. Mi pare che Stormy e Fieric già sono riusciti a recuperare la monetizzazione, Bertra ancora no, nemmeno io. Però che cosa è successo sostanzialmente?
YouTube ha sviluppato un nuovo algoritmo. Che cos'è un algoritmo? È semplicissimo, immaginatelo come un robot. Diciamo che YouTube ha sempre questa mania dell'eliminare quella che è la mediazione umana. Ogni giorno che passa YouTube licenzia... Hai risvegliato l'antica Jopping. Roccia scimmia. Non sembra affatto pericolosa. Grazie per il ride. Buonasera, signor Poldo. Buonasera, ma con quale voce soave? Ciao Jopling, Jopping, grazie per il quarto mese, bentornato caro. Scrivimi su Instagram così ti mando la foto dei piedi. Stavo dicendo, ogni giorno che passa YouTube tende a cancellare un dipendente. Cioè, secondo me tipo YouTube c'ha 2000 dipendenti e ogni giorno ne manda via uno, perché ogni giorno sviluppa un codice diverso informatico che tramite intelligenza artificiale è un algoritmo, va sostanzialmente a fare quello che dovrebbe essere il lavoro di un essere umano. Quindi voi immaginate che c'è questo algoritmo che va a scansionare i video che ci sono su YouTube e a quel punto trova all'interno del video delle robe che sono contro le regole di YouTube. E a quel punto manda diretto lo strike. Ora voi direte, sì, è meglio avere un algoritmo, è come i robot in fabbrica, cioè è molto più efficace, non lo devi pagare, e non ha uno stipendio. Beh, questo è vero, cioè va benissimo, però c'è una cosa che ancora le intelligenze artificiali non sono riuscite a fare, non sono arrivate, ragazzi, che è l'ironia. Un'intelligenza artificiale non può capire l'ironia. E questo è un passaggio molto importante che molte volte non viene considerato. Ma l'ironia, un algoritmo non può capirla. Quindi come fa un algoritmo a capire se una scena con le Torri Gemelle è utilizzata a scopo umoristico oppure è utilizzata a scopo scientifico o è utilizzata a scopo di informazione? Come fa a capirlo? A priori loro hanno messo un algoritmo che distrugge i canali YouTube. Cioè YouTube è cosciente di questa cosa, perché non penso che boh, io sono il CEO di YouTube e ho capito sta roba. Cioè io sono uno YouTuber normale e ho capito sta roba, e il CEO di YouTube che l'ha sviluppato non ci ha pensato. E loro così lo lanciano e decimano letteralmente tutti i loro canali, perché fin quando boh, i canali più famosi tipo Cocomelon o altri non vengono tagliati in due, a loro non gliene frega un cazzo. E quindi non solo mi manda lo strike, mi toglie pure la monetizzazione. Perché poi il problema mi dice, vabbè, sei andato contro le nostre regole. Non funziona esattamente così la EA. Ciao Enfire Gaming, purtroppo mi sa che sei in Arcadia, forse ti ho visto nel gruppo. Forse ho visto, non ne ho idea, carissimo. Se mi puoi dare delucidazioni sulla cosa, per ora quello che ho visto io, per come ho visto un sacco di persone, miei colleghi che sono stati distrutti da questa roba, ho capito che semplicemente c'è l'algoritmo che rileva clip di Torri Gemelle o altro e a quel punto ti manda lo strike. O almeno per tutti ha funzionato così, ora non so come funziona l'intelligenza artificiale. Però magari sei più esperto di me, concordi con me che l'ironia comunque non può capirla. Di solito prima di buttare giù al 100% vanno a fare verifiche manuali. Ok. Quindi tu dici che all'ultimo, prima di mandare lo strike, c'è una persona che va a verificare e manda lo strike? No, perché se è così è peggio. Se è così è peggio. Quindi semplicemente è stato un fattore di moralismo. No, allora così è ancora peggio, dai. Ma io volevo un po' difendere YouTube. Volevo dire, vabbè, sono stupidi, mandano un algoritmo e loro non capisce, cioè, che non capisce l'ironia. E invece no, c'è proprio, immagino, questo raspone cicciotto davanti al computer che guarda il video e fa... Questo qui è proprio un terrorista. Strike. No, così è ancora peggio, dai. Cazzo, così è ancora peggio. Non pensavo. Va bene. Vabbè, me lo immagino tipo in modo di Discord. Tecnicamente c'è il controllo umano. Non è 100% AI, è 100% informatizzato. Ok, allora basiamoci su questa roba. Allora sono ancora più stronzi. Basiamoci su questa cosa che ha detto Enfire, ok? E cosa è successo quindi? Che a quanto pare questo algoritmo, che a quanto pare rileva e poi lo passa a un essere umano, ha letteralmente rilevato una quantità incredibile di video miei in cui c'erano Torri Gemelle e un casino di altra roba borderline. Un casino di roba borderline. Mi ha mandato appunto le segnalazioni. Uno mi ha mandato uno strike. Uno mi ha mandato tipo un avviso della community. E niente, sta di fatto che praticamente la cosa che mi ha dato più fastidio di questa cosa non è tanto che loro hanno detto, vabbè, ti togliamo il video perché non è conforme alle nostre regole. No, cioè loro hanno dovuto specificare, ti togliamo il video per organizzazione criminale. Cioè, potevano mettere, stai facendo una cosa sbagliata, guarda che anche se per ironia non lo puoi mettere, no, organizzazione criminale.
Immagino tipo che il ragazzo, il tizio che lavora a YouTube, che ha mandato lo strike, ha letteralmente guardato e ha detto: ah, questo tizio che fa propaganda, tutti i fan adesso prendono un Kalashnikov e vanno in Medio Oriente per colpa sua, dobbiamo cancellarlo dalla nostra piattaforma. E lo informiamo che gliel'abbiamo cancellato il canale per associazione a delinquere. No, non è associazione a delinquere, ma è organizzazione criminale. È un po' una rottura di coglioni. Una rottura di coglioni incredibile, perché o almeno facciamo un discorso più generale, che è un discorso che a me rompe i coglioni da abbastanza tempo. Io sin da quando sono piccolo ho sempre fatto roba over the line, manco borderline, perché borderline vuol dire tipo sei quasi sulla linea, la stai quasi per scavalcare e a quel punto vai oltre la linea, e oltre la linea poi non torni più indietro. Ecco, io ho sempre fatto roba oltre la linea e vi parlo di joke di qualsiasi tipo, ma rimangono joke. Ok? Io da quando ho 14-15 anni, da gruppi di amici o altro, ho sempre scherzato su qualsiasi cosa. E anche quando hanno scherzato su di me, io ci sono stato. Quindi il discorso di autoironia, penso di poterla usare come carta. Il problema è che ora ogni anno, se ci fate caso, se partite tipo dal 2015-2016, prendete ogni anno, ok? E fate un anno, un anno, un anno, un anno. Per ogni anno, dal 2015, 2016, 2017, 2018, trovate un tema su cui non si può più scherzare. Partite dal 2015, in cui bene o male potevi fare tutto quanto. Ti beccavi solo le mamme che facevano queste cose. Considera che la EA più avanzate funzionano per associazione e contesto. Quindi tecnicamente c'è anche il modo di integrare una EA per capire se una persona sta facendo ironia oppure no. No, non ci credo. Il problema è che quando c'è di mezzo la facciata dell'azienda, che ovviamente cerca di deresponsabilizzarsi al minimo crossing di quella linea invisibile, adotta politiche di tolleranza zero. Effettivamente ha senso, però è proprio un discorso da paraculo incredibili, perché fino a quando gli conviene YouTube li tiene. Perché non è che improvvisamente YouTube si è svegliato oggi e ha detto: oh mio Dio, ci sono i video sulle Torri Gemelle su YouTube. Cioè a me non mi hanno mai dato un problema per le Torri Gemelle. Cioè perché è diventato un problema ora? E questo è il discorso. Però comunque la domanda non era per te, questa cosa YouTube, però grazie mille per la delucidazione sul campo delle intelligenze artificiali. Raga, mod shoutout and fire, che a quanto pare è molto più esperto di me su EA, magari in qualche suo live vi dà più delucidazioni. Quindi shoutoutino. Grazie. Stavo dicendo, ogni anno dal 2015 in poi si trova un tema su cui non si può più scherzare. E il discorso di ironia over the line è un discorso che, c'è da tantissimo tempo. Grazie, Enfire, a presto. C'è da tantissimo tempo, cioè, ma dal 1900 che c'è questo discorso, ok? C'è uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto, che lo lessi, mi ricordo, me lo prestò un mio amico, infatti non mi ricordo manco il nome. Era tipo un fumetto su dei topi durante la Seconda Guerra Mondiale, rappresentati come se fossero ebrei. Era questo fumetto comico, mi pare si chiamava tipo Mouse o Mouse. Era un fumetto Mouse, esatto. Un fumetto fantastico che utilizzava questa roba dell'ironia over the line. Chiamatela black humor. E perché quello è incredibile? Perché io l'ho letto ed è veramente, veramente incredibile e assurdo. Perché c'è da tantissimo tempo e ora non va più bene. Io ho visto post di gente che si lamentava pure di sto fumetto. L'ho letto anch'io, è sinceramente bello. È molto bello come fumetto. Ma ci sono davvero tantissimi fumetti che sfruttano questo tipo di ironia. Perché non è che l'ironia è una, e voi lo sapete su internet, ci sono davvero tantissimi layer di ironia. Ce n'è davvero, davvero tantissimi. E il black humor, volete definirlo l'ultimo? Io penso che oltre il black humor ci sia altro. Magari quello là è proprio over the line. Quello là è proprio over the line. Però c'è un certo tipo di black humor che secondo me... Ora, sono su Twitch e sempre certe cose non le posso nominare, però c'è un certo tipo di black humor che secondo me va bene. Secondo me va benissimo. Ora, il fatto del rispetto per me è importante. Io rispetto sempre tutte le persone che incontro. Sono state veramente rare le volte in cui non ho rispettato qualche persona. Nella maggior parte delle volte si chiama semplicemente ironia. Se non la capisci, buon per te. Quando sei una persona che ha molta autoironia, infatti per me hai molta stima. Perché l'ironia è questa. È uno scherzo, Cristo Santissimo. E niente, dal 2015 in poi... Vi ricordate i giochi sugli omosessuali? Non si potevano più fare.
i joke sul discorso del razzismo, il discorso di quello, il discorso di quello. Ogni anno, ora c'è pure l'islamismo, ogni anno si aggiunge sempre una cosa che non è che non ci puoi scherzare, non la puoi nominare. Ora, io sia qua che su YouTube ho paura di nominare certe parole, anche per scopo informativo, solo perché voglio dare una mia opinione. Io ormai ho paura di dare una mia opinione perché so che vengo tagliato in ogni momento. Cioè, qualsiasi cosa dico, vengo tagliato. E ora non si può più scherzare sulle malattie mentali. Letteralmente Ciccio Gamer due anni fa faceva video su Clash Royale dove sbagliava e diceva la R-word ai nemici su Clash Royale, capito? Oppure le battute sulla parola con la C, vedi, non le posso nemmeno nominare per scopo informativo, nonostante non le stia facendo, perché ho paura, ho veramente paura di questa cosa, perché più passa, più stavo arrivando in una sorta di dittatura proprio di sociale, in cui non puoi dire un cazzo. E io, ripeto, sono quello che proprio odia questo femminismo di quarta ondata, tutto questo moralismo incredibile che c'è dietro ogni cosa. E diciamo che l'ho sempre voluta combattere questa cosa. Cioè, sapevo, tipo l'anno scorso, due anni fa, sapevo che passa sempre più tempo e ogni anno non si può dire sempre qualcosa. Però io, nonostante lo sapevo, ho continuato. Cioè, su YouTube mi demonetizzavano, continuavo, mettevo quella clip perché sapevo che era fatta in buona fede, perché sapevo che nessuno che guarda i miei video, dopo che li vede, inizia in quel modo incredibile con un Kalashnikov ad andare in Medio Oriente. Quindi l'ho sempre fatto, cioè ho sempre pubblicato i miei video, ho sempre fatto i miei joke borderline, come ho sempre fatto, perché così come la gente ci rideva nel 2015, nel 2014 e non succedeva un estremo cazzo, la gente li guarda ora nel 2021 e non succede un estremo cazzo. Non pensate perché censurate me che faccio vedere per ironia una clip delle Tori Gemelle, allora improvvisamente avete risolto il terrorismo. Ragazzi, YouTube, non sono io Al-Qaeda, non sono io. Non ha senso che fate queste cose. Se volete veramente risolvere questa cosa, partite da andare a vedere quello che postano. Boh, ci saranno roba pericolosa su YouTube che c'entra veramente con il terrorismo. Non sono io che dovete censurare, Cristo Santissimo. Vabbè, a parte questo momento smattare. E vabbè, l'ironia di molti che in chat dicevano: oh no, Poldo, YouTube ci ha scoperti, ora vado a Gaza e bla 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 bla. A parte questa ironia, che è sempre bello scherzare anche se in realtà ci rompiamo il cazzo. Il problema sono anche le persone che si offendono per queste cose. Sono veramente le persone che si offendono. L'altra volta mi era arrivato questo messaggio su Instagram che diceva: guarda Poldo, secondo me ci sono certe cose su cui non puoi scherzare. Bru... Se sono brutte, allora perché io ci devo pensare solo in modo brutto? Cioè, se una cosa, o almeno questo è un mio concetto proprio di vita, vi dico questo mio concetto di vita. Io un giorno avrò una malattia, io un giorno sarò colpito magari da una leucemia, io un giorno verrò colpito dalla leucemia. Mi tocco le palle, ma non succederà mai, spero, non succederà mai. Però, perché io non devo nominare questa cosa? Perché poi quando mi arriverà sarà orribile vivere con questa cosa. Allora fino a quel momento posso avere il diritto di vivere come cazzo voglio, di scherzare su quello che cazzo voglio. Cioè, se devo partire proprio sulla difensiva, sul tutto è intoccabile, tutto non si può nominare, porca troia, cioè... A sto punto, viviamo solo come degli automi e scherziamo solo sulle cose che non offendono nessuno. Se fa ridere si può scherzare su tutto, ma ripeto, ma l'ironia è una cosa fine a se stessa. Poi se va oltre, quello è il problema delle persone delle persone che vanno a non capire lo scherzo, Cristo Santo. Cioè se tu fai uno scherzo sull'omosessualità e poi quella persona effettivamente ce l'ha con gli omosessuali, ma quella è una persona rincoglionita e non c'entra con l'ironia. Cioè, il fatto che di mezzo ci fosse quella battuta non c'entra con l'ironia. Quella è una persona, una meba, una persona rincoglionita. Perché nel 2021 avere problemi con l'omosessualità, avere problemi con il razzismo, avere problemi con tutte queste cose è da rincoglioniti. Cioè, non è che tu sei stato influenzato dai video su... No, sei rincoglionito e basta. Forse negli anni 80, determinato da quella che era la situazione sociale, potevi essere influenzato. Ma ora, nel 2021, se sei razzista o sei omofobo, sei solo rincoglionito, punto, e basta. Non c'è un cazzo da dire, non hai la ragione da nessuna parte. Quindi perché devo essere io quello che ci va di mezzo se utilizzo l'ironia come medium per semplicemente fare il mio intrattenimento? No, sono io il problema, sono veramente io il problema. Ok. Va bene, allora. Hai risvegliato l'antica Diginoso. Virocimia. Tu non avresti dovuto.
Viginoso, grazie del Prime, carissimo. Vallo a dire a Susan Wojcicki.vai, vai, ok, firmato Viginoso. Firmato Viginoso, grazie Viginoso, grazie al secondo mese. Altro che Susan, i play button, vogliamo parlare dei play button? È un'altra opera di YouTube che secondo lui mi avrebbe fermato. Cioè io mi immagino YouTube che letteralmente mette questa regola che non si può dare il silver button ai creatori di contenuti protetti da copyright. E poi comunque riusciamo a raggirarli per fargli capire, no? Cioè loro censurano l'incredibile terrorista, però l'incredibile terrorista è lo stesso che è riuscito a fregarli con due silver button. Due, no uno, due! Uno con un altro canale, uno col mio stesso canale. È stupidissima questa cosa, perché molti non lo sanno, ma uno è quello che mi ha dato Camper, facendo il canale La Tana del Camper. L'altro sono stato io che dopo tipo un anno che YouTube non me l'aveva dato, io letteralmente... E gli ho scritto dicendo: ma lo posso avere il button? Senza dire: guardate, prima non me l'avete dato il button, ma ora lo posso avere. No, io gli ho scritto: ma scusate, io sono arrivato a 100.000 iscritti molto tempo fa, me lo date il button? Sì, tieni! Sono rincoglioniti, non capisco niente! Due button mi hanno dato. E tutto il casino della Tana del Camper era fatto perché non me lo volevano dare. E questo invece me l'hanno dato! Così, a cazzo! Non ha senso questa cosa! Non ha totalmente senso, perché o la applichi a tavolino oppure non la fai, Cristo Santissimo. Ciao Aurelio, giuro, leggo subito il tuo messaggio. Bella Poldo, mi dispiace ancora per il canale. Secondo me ci sono risvolti negativi e positivi in questa situazione. Per esempio, di recente, per via del Politically Correct, hanno chiuso Live Leak. Conoscevo Live Leak ed era un sito informativo. Cioè, non era né un sito che prendeva in giro queste cose, ma era un sito informativo. Un sito senza censura che era utilizzato addirittura per terroristi per caricare esecuzioni. La parte è deludente. Uno si sta andando oltretutto con questo buonismo. Allora, il discorso che terroristi caricavano le esecuzioni doveva essere moderazione della piattaforma. Però fin quando era a scopo informativo, tipo un giornale americano che caricava la clip, per me Live Leak doveva continuare a esistere. Perché censurare è peggio, censurare è sempre peggio. Cioè, con la censura tu ottieni l'opposto. Più tu mi censuri, più la gente andrà a cercarla quella cosa. E com'è il discorso, i bambini? Perché rispetto agli anni 80, adesso ci sono molto più bambini che bestemmiano, molti più ragazzi per bestemmiano. Perché più tu dici hai al bambino: svegliato l'antica Chiara! Idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Io la vedo così. Grazie Chiara, grazie per il Prime. Benvenuta. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Grazie per l'abbonamento. Stavo dicendo, io la vedo lo stesso modo con la religione e il catechismo. Cioè, il bambino, ok, non vuole fare il catechismo perché lo annoia. Tu lo costringi a fare il catechismo, lui odia il catechismo e alla fine tu gli dici che non deve bestemmiare, ma lui bestemmia lo stesso. E questo è lo stesso concetto di YouTube. Più tu censuri queste cose, più la gente le andrà a cercare. È sempre un giro. Piuttosto sensibilizza. Cioè è più utile se YouTube, al posto di mettersi a sviluppare AI e a cancellare ogni cosa, è più utile se YouTube inizia a fare una campagna facendo capire che cos'è ironia e che cos'è invece una roba seria che è pericolosa. Poi boh, vabbè, questo è il mio pensiero. Io sono un terrorista, quindi non ho voce in capitolo. Non ho veramente voce in capitolo. Purtroppo sono demonetizzato, sono censurato, sono tutto. Quindi lasciamo decidere ai CEO di YouTube tranquillamente. Ed è lo stesso discorso ora che, non so se vi ricordate l'articolo 13. E vi ricordate l'articolo 13? Se ne parlava tipo 2 anni fa. Ho sentito molte persone dire: ah ragazzi, l'articolo 13, ma era fake, tutto un casino, tutti i canali che facevano i video incredibili, sta per finire il mondo, sta per finire quello, sta per finire quello. Ragazzi, non è una notizia fake, purtroppo, a malincuore. Malincuore perché su internet la libertà non piace. Ricordiamo che la libertà è sempre male. Essere liberi è sempre male. Ci deve essere sempre qualcuno che ti tiene. E questo è il copyright, e questo è il discorso dell'articolo 13. Praticamente cosa sta succedendo? L'articolo 13 vuole andare a porre rimedio. Auguri per i 400 sub. Auguri, grazie per Erba. I 400 sub. Grazie Erba, grazie mille. Cosa sta succedendo? Prima praticamente per il copyright che succedeva? Tu utilizzi una roba con copyright, non hai diritti, noi ti cancelliamo il video. Semplicemente ti facciamo capire che non hai diritti, o non lo monetizzi, o i guadagni vanno al proprietario, cosa più logica, oppure semplicemente non puoi mettere il video. Fine. L'articolo 13 dice praticamente: ok, va bene questa cosa, però c'è la multa di mezzo. Parlamento europeo, non avete capito un cazzo di come funziona internet dal 2000 fino ad oggi.
internet, ragazzi, è la libertà, è un mondo senza freni. Cioè loro pensano che mettendo in regola sta cosa, allora tutto improvvisamente sarà felice, tutte le persone che vogliono... Cioè io ora per far sentire questa cosa dovrei tipo pagare un... dovrei tipo pagare i diritti all'autore. Quindi si immagina che io prima della live pago 70 euro di diritti all'autore per tenerla di sottofondo. Piuttosto non la uso. Piuttosto non la uso. Non ci avete pensato che la gente non sarà costretta a comprare le vostre licenze, ma piuttosto non userà musica? Non avete capito che facendo questa cosa togliete le orecchie a internet? Letteralmente gli togliete le orecchie. Ogni cosa, ogni canzone, ogni idea, ogni video potrebbe essere tolto a questa roba. E internet è fondamentale. Cioè il discorso audio, video, la combinazione audio, video su internet è l'unica cosa che la tiene viva. Internet è solo audio e solo video. Se gli togli l'audio rimane solo il video. E che fa? E del video tra l'altro pure c'è il discorso copyright, perché alcuni video eccetera eccetera. Internet è pieno delle cose pericolose. Però perché al posto di censurare le cose che non sono pericolose vanno a censurare... Perché al posto di censurare le cose che non sono pericolose non vanno a censurare quelle che invece lo sono? E questo è il discorso. Vabbè, cinema muto. Vabbè, non mi sono ultra informato sull'articolo 13, però le multe sono belle salate. Vediamo un attimino come si evolve la situazione. Vediamo veramente come si evolve la situazione. È stata solamente ferma per il Covid, perché il Parlamento europeo ha detto: va bene ragazzi, c'è una pandemia globale, piuttosto che tassare le persone proviamo a salvargli la vita, proviamo, mettiamo leggi, vaccini, confini, e qua è giusto. Ora finisce la pandemia e dite: ah ragazzi, avete appena finito di piangere tutti i vostri cari, siamo appena stati decimati, facciamo una cosa, tassiamovi così a nulla, facciamoci ancora, paghiamo, dateci soldi, continuiamo così, ogni anno è sempre peggio, è incredibile, è veramente incredibile, vedremo come si evolve. Poi sono d'accordo con te, internet ormai non è più divertirsi, ma è discutere di argomenti o censura roba varia divertente, però ho capito che una volta... Quando tu dici, io faccio YouTube per passione, ok? Faccio YouTube per passione e registro i video in modo totalmente naturale, ok? Io ho registrato dei video totalmente naturali nel mio vecchio canale di gameplay, che ora non esiste più, ed ero veramente naturale. E sapevo che quando registravo quei video, io ero me al 100%. Quando facevo quell'ATP, ero me al 100%, era la mia ironia. Ero io che prendevo la mia ironia e la trasmettevo a voi con lo scopo di farvi ridere. YouTube mi impone la sua ironia per far ridere voi. No, io ho una mia ironia, perché me la devi togliere? Se questo è il mio intrattenimento. Perché poi dici, vabbè, ti crei un sito tuo e regole tue. No, perché queste regole sono... tutte sopra internet. Cioè loro vogliono mettere un'unica regola sopra internet. Ok. Non lo so, raga, io me le provo a immaginare le mie TP senza certe scene. Grazie per i bit. L'articolo 13 è retroattivo, ovviamente. Tutto è retroattivo. Tutto. E voi immaginate una ITP senza degli elementi, senza dei particolari elementi, ok? Immaginate una ITP senza dei particolari elementi. Immaginate una ITP con le parolacce censurate. Perché le parolacce sono motivo di demonetizzazione. Perché i video vengono demonetizzati su YouTube? Ve lo siete chiesti? Ve lo siete mai chiesti perché vengono demonetizzati? Perché? Su YouTube come si guadagna? Con le pubblicità. Chi è che mette le pubblicità? Le aziende esterne. Ok? Le aziende esterne. La Mulino Bianco vuole mettere la pubblicità sul suo video. La Mulino Bianco la mette, però dice a YouTube: no, io non voglio gente con le parolacce, perciò YouTube ti demonetizza il video. YouTube non ti fa guadagnare, YouTube perde un creator. Non sarebbe meglio indirizzarle le pubblicità? Cioè io non penso che l'Asus ROG, ad esempio, o League of Legends, che giocare a League of Legends è tipo al 99% bestemmia, urla e parolacce, si faccia problemi se le sue pubblicità finiscono in un video di uno che dice parolacce nei suoi video, ok? Perché semplicemente non vai a indirizzare un determinato cliente verso un determinato tipo di canale su YouTube? Crei delle fasce, non lo so, ma demonetizzarmi per tutto è stupidissimo. Ma vabbè, questo è un problema che ormai è superato, ok? Però immaginate YouTube con... anzi, immaginate l'ITP senza parolacce. Immaginate cazzo in una ITP censurata. Cioè tu cazzo la devi creare per una ITP. Cioè devi prendere le sillabe e crearle. A sto punto mi prendo solo K
e non ho bisogno più di fare sentence mixing. Cioè, che cazzo di TP faccio? Prendo una mezza sillaba K e la censuro, va bene. Che poi anche le censure sono demonetizzabili. Infatti molti youtuber utilizzano tipo o il bonk, tipo il tonk, o tipo il verso del cane. Nessuno utilizza più il beep, 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 perché l'algoritmo lo becca come... come censura di qualcosa. E quindi ti demonetizza il video. È paradossale. È paradossale. Grazie per i bit, persone per caso. Persona per caso. Grazie per i bit. È incredibile. È incredibile. Alcuni in reverse. Devi tentare. Ormai YouTube è diventato un gioco. Frega l'algoritmo. Gente che nel titolo cambia le lettere con... i cosi, come cazzo si chiamano, con i numeri. Tipo, che ne so, morto, lo scrivono M-O-R-T-O. Perché è demonetizzabile. Magari io voglio fare un video, sono morto su GTA 5, YouTube pensa che è un video in cui io istigo al suicidio. Stessa cosa nei tag. Ecco, parliamo di una cosa molto importante che mi avete scritto nei commenti. Allora, non è il discorso di dire le parolacce, perché adesso nel 2021 dire le parolacce non è un problema. Io parlavo in un futuro. E ora è un problema dire tipo bestemmie e joke di over the line. Però se voi dite la parola cazzo nel vostro video su YouTube non vi demonetizzano. Se voi scrivete cazzo su schermo vi demonetizzano. Se questo video finisce su YouTube e io dico cazzo a voce non succede niente, non mi demonetizzano. Se io scrivo cazzo da qualche parte o nella chat qualcuno scrive cazzo, l'algoritmo fa uno scan della parte video, rileva la parola cazzo, il video è demonetizzato. Infatti se vedete i video di Enyub le parolacce non sono censurate, ma quando c'è una scritta porca puttana o altro c'è il bollino giallo, perché quello lo va a rilevare come parolaccia. Ha senso? Non lo so, va bene. YouTube suo, regole sue, ormai YouTube è diventato un prova a scappare in modo... In tutti i modi possibili dall'algoritmo, letteralmente. E comunque, stavo dicendo... Parliamo di un'altra cosa molto importantissima per poi dirvi i video che sono stati tolti dal canale, quindi a breve arriverà il momento in cui vi metterete a piangere perché non siete pronti per sapere quali video mi ha cancellato YouTube, non siete veramente pronti per scoprirlo. Parliamo di una cosa importantissima, molti mi avete scritto nei commenti e vi ringrazio tantissimo, a parte il supporto e altro. E mi avete scritto nei commenti: Poldo, secondo me dovresti cambiare nome su YouTube. Io intanto vi ringrazio per il consiglio, però secondo me questa cosa non ha senso. Secondo me questa cosa non ha senso, e se mai mi cancelleranno tutto per via del mio nome, io farò ferro e fuoco. Perché non ha senso, ragazzi. Io posso dire su Twitch Mr. Poldo Akbar, veramente, io posso dire Mr. Poldo Akbar su Twitch, lo posso dire su YouTube, lo posso dire dove voglio, lo posso dire pure in un asilo nido, perché la parola Akbar non è una parola hai pericolosa. Hai svegliato l'antica piroscimmia, non avresti dovuto. Ciao Stratocaster, grazie mille per il Prime. Te lo dico da metallaro, mi pare molto strano che censurino i tuoi video ironici e non censurino dei videoclip di certe band metal estreme che parlano di personaggi storici con baffetti e di altri personaggi con la barba. Perché quella è licenza artistica. L'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Allora, intanto Stratocaster, grazie per il secondo mese, benvenuto a Tuvo. Madonna, sto perdendo i gradi a furia di montare i video ogni giorno. Tuvoni Antonio, ciao, grazie per il Prime. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Il problema è che le canzoni, e quindi anche di conseguenza i videoclip, un libro, un fumetto, sono tipo licenza artistica. Cioè tu puoi dire o fare quella cosa. Tipo nelle canzoni dico la N-word, io la posso sentire su Twitch perché tecnicamente è licenza artistica. Però per i miei video e per la mia ironia non c'è questo discorso, ancora non ci siamo arrivati. Poi mi devo molto informare sul concetto di licenza artistica, che è molto contorto ma è sempre una paraculata, quindi lasciatela sempre a fanculo. Grazie mille però per i consigli. Stavo dicendo, ragazzi, la parola Akbar non vuol dire niente di pericoloso. La parola Akbar vuol dire grande. Cioè, se voi beccate un arabo che va al mercato e fa ma Akbar, magari sta dicendo questo pomodoro è grande, boh, che ne so, è al mercato, sta pigliando un pomodoro ed è grande. Non vuol dire niente. Steven, grazie per il Prime. Steven, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Grazie di cuore per l'abbonamento. Grazie di cuore, grazie di cuore. Se voi scomponete il mio nome, io mi chiamo letteralmente Mister Poldo il Grande.
Hai risvegliato fine. L'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Il grande signor Poldo, esatto, il grande signor Poldo. Marty Joe, grazie per il Prime, e anche a Steven e anche ad Antonio. Ragazzi, grazie mille del supporto, mi rendete sempre felice. Dopo vi scrivo su Instagram per la foto dei piedi. Grazie di cuore, benvenuti, punto esclamativo Telegram. Stavo dicendo, io tecnicamente sono il signor Poldo il grande signor Poldo, ok? Il grande Poldo estremo, pazzo, in culo, sgravato, avete capito? Quindi non è bannabile. Se mai mi banneranno per una cosa del genere, farò ferro e fuoco, perché è stupidissimo. Poldo Magno, mettetela così. Ora, siccome c'è il discorso terrorismo, che c'è stato la parola della divinità con scritto Akbar, perché sempre Allah Akbar è semplicemente, magari uno che non si fa esplodere o altro, parla di questa cosa e semplicemente vuole dire che il suo Dio è grande. Ma siccome i terroristi utilizzano questa frase per farsi esplodere, allora è bannabile. Ma che vuol dire? È questo il discorso. Se io sono musulmano e dico quella parola, sto semplicemente dicendo che il mio Dio è grande, perché boh, sono professo quella religione e dico che il mio Dio è grande. Se io mi faccio esplodere dicendo quelle cose, allora sono un idiota, non sono nemmeno musulmano per quanto mi riguarda. Sei veramente rincoglionito. Punto. È lo stesso discorso che dicevo prima, ok? Vuol dire Dio è grande, capito? Ma siccome viene utilizzato per quel tipo di cose, allora non lo si può più dire. Cioè, se in una moschea una persona dice una cosa del genere per pregare, la polizia gli punta un fucile. Come funziona? Piroscimmia, non avresti dovuto. No, io pongo fiducia in Twitch. Si hanno tolto Spawn, ad ora i furri piango. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Richard, caro mio. Grazie mille per il secondo mese e benvenuto anche a Flash. Grazie per il Prime, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram, ragazzi. Alla parte video piangiamo dopo, risparmiate le lacrime, per favore. Grazie per la sub, ragazzi. Io confido in Twitch, perché Twitch ha una cosa molto importante rispetto a YouTube. C'è qualcuno che analizza la cosa. E io spero che chi vedrà questa clip, se mai qualcuno gliela segnalerà, non mi banni per cortesia, perché io sto facendo un discorso informativo e non sono nemmeno una persona pericolosa, Cristo Santissimo, ma è per parlare di un concetto che le persone sbagliano. Perché è impossibile che, siccome questa cosa veniva utilizzata dai terroristi, allora nessuno nel mondo non la può più dire. Se io su Twitch la utilizzo per dire quel tipo di cosa, perché voglio fare la scena comica, allora mi va bene, perché è contro le vostre policy. Ma se io ne sto parlando solamente a livello informativo, perché mi dovete dare problemi? Porca puttana. È veramente fastidioso, è brutto parlare e dover stare attento a quello che dici. Però la N-word già è un altro discorso, perché la N-word vuol dire una cosa. Ed è un altro nome per dire un'altra cosa che in realtà ha un suo nome preciso, e va bene quel nome per quanto mi riguarda, non c'è bisogno di utilizzare l'N-word. Quindi per l'N-word non capisco, ma per questa cosa di Akbar è molto contorta e non si può bannare a prescindere perché lo dici. Se io mi chiamo Akbar vuol dire grande in arabo, letteralmente il ragazzo che c'è dietro Arcadia è arabo, si chiama Karim. Lui mi ha detto semplicemente: guarda, tu non devi avere mai problemi su internet, non pensare che un'azienda ti pisci mai per il nome, non pensare che YouTube ti demonetizzi mai, perché Akbar vuol dire grande. Dovrebbero cancellare la parola dal vocabolario arabo a questo punto. Ora, superato il problema del nome Mr. Podakbar, che non penso che cambierò, a meno che un giorno non voglio fare un rebranding generale come ho fatto per Uomo Poldo, ma per ora Mr. Podakbar lo lascia proprio per simbolo, per concetto. Si lascia proprio in quel modo il nome, con tanto di faccina. E andiamo a parlare dei video che sono stati rimossi, ragazzi. I video che sono stati rimossi, ragazzi, vi dico subito il numero. Ho dovuto cancellare dal mio canale 46 video. 46 video del mio canale sono stati cancellati. 46. Non uno, non due, non tre, non quattro, nemmeno cinque. Potrei continuare fino a 41. 42, 43, 44, 45, 46 video. E iniziamo subito. Fatemi prendere la lista, perché è veramente dura. Veramente, quando sono stato là 12 ore a revisionare tutti i video, è stato un pianto, veramente. Perché ricordate che ognuno di quei video ha un casino di ore di lavoro dietro.
Allora, vorrei metterle in ordine di visual, però non lo faccio. Vi dirò semplicemente. Iniziamo a nominarli tutti quanti, ragazzi. 483.000 visualizzazioni, 483k. La ITP, stagione 2, episodio 2, Camper deve giocare a Minecraft, è stata cancellata perché conteneva delle scene pericolose. 483.000 visualizzazioni per una clip di 4 secondi. Potete ancora vederla nel mio canale Telegram, vi ricordo. E il mio archivio lo trovate nella descrizione dell'ultimo video su Mr. Paul Dagbar. È stato cancellato, quindi già una sugli iNube se ne va via. È stato cancellato l'iNube Rewind stagione 1, 205.000 visualizzazioni. La compilation di tutti i video degli iNube da 205.000 visualizzazioni è stato cancellato. Quindi anche per il recap dovete andare nel mio gruppo Telegram. Ne caricherò 3 al giorno circa per le prossime settimane, riuscirò a farlo tranquillamente. E tra l'altro una cosa che non ho detto, in Mr. Paul Dagbar archivio caricherò anche vecchie puppe che mi erano state cancellate tantissimo tempo fa, tipo quelle su Tokyo Ghoul o Peppa Pig che non ci sono più, quindi ve le potete recuperare là. Questo è il momento felicità e il momento di tristezza, quindi adesso sorridete, abbracciamoci e continuiamo a piangere. È stata cancellata, no, questa qua è brutta. Stagione 1, episodio 22, tutti odiano il pesce violino, ITP sugli iNube, 224.000 visualizzazioni. Tutti odiano il pesce violino, già. Momento tristezza incredibile. Perché alla fine c'era una clip del Papa che diceva una frase e poi... sapevate quello che succedeva. Nella scena finale, un intero video è stato buttato giù per una clip di 3 secondi alla fine del video dopo l'outro. Andiamo avanti con YouTube Pupita, Wurstel senza gloria, 90.000 visualizzazioni. Era la mia ITP su Bastardi senza gloria, una ITP che onestamente mi piaceva pure, non era venuta nemmeno male, è stata cancellata. Le ITP sono morte, una collab in cui sono presenti circa 100 pooper, molti di meno in realtà, molti di meno, e aveva 50.000 visualizzazioni ma era una collab, si chiamava Le ITP sono morte ed era proprio un manifesto per dire guardate che le ITP ci sono ancora. E il fatto che sia stato cancellato è proprio la dimostrazione. Ah, menziona punto esclamativo archivio che l'ho fatto ora. Ragazzi, se volete iscrivervi all'archivio, punto esclamativo archivio in chat. Era letteralmente, immaginate tipo il manifesto futurista, ok? In cui tutti i futuristi firmano. Ecco, questo era fatto per l'ATP, l'avevo voluto realizzare perché non facevo da molto collab. Ho organizzato questa collab con molti pooper piccoli e grandi. E quindi ho detto, va bene, facciamolo, così dimostriamo che l'ATP non sono morte. E YouTube lo cancella. È veramente... veramente paradossale, cioè la parte divertente secondo me. Andiamo avanti ragazzi, questo video era piaciuto a molti di voi, anche perché alcuni mi avevano pure mandato su Instagram i loro personaggi che avevano realizzato. Squadra d'assalto, area 51, character list, 150.000 visualizzazioni. Qua su Instagram mi avevate mandato le vostre card con i personaggi, tutte le caratteristiche, tipo il potere, era venuto fighissimo, avevamo fatto un lavoro stupendo, ogni paese aveva tipo il suo personaggio, questo qua tolto. Perché c'era Elmo con una bandiera in mano. Andiamo avanti. Una che mi piaceva davvero tanto. YouTube Pupita, Finn e Jake sono degli strafatti. 106.000 visualizzazioni. Una collab che avevo fatto con 125 replay. È stata cancellata. È stata veramente cancellata. E quindi F la trovate nell'archivio. Andiamo avanti, no raga, stiamo arrivando a una orribile, stiamo arrivando a una che non vi voglio nominare. Ok, questa è orribile e quella dopo è peggio, ragazzi. Cioè, ce n'è una orribile e una che è ancora peggio. Quindi quale volete? Quella meno peggio o quella orribile? Facciamo quella meno peggio. Che è sempre orribile, però ce n'è una ancora più orribile. È stata cancellata dal mio canale. Stagione 1, episodio 20, Spawn infastidisce le riprese. 211.000 visualizzazioni. Questa era molto bella, mi era piaciuta. Era il finale di stagione, ragazzi. Era il finale di stagione, se non sbaglio. Spawn infastidisce le riprese. Pezzi di merda.
Pezzi di merda. Ogni TP degli Ainub è una settimana e mezzo di lavoro e loro la tolgono così. Pezzi di merda. E vabbè. Era One War Story. Già. E ora c'è l'ultima. Peggio di questa, ragazzi. Con la bellezza di 560.000 visualizzazioni è stato cancellata dal mio canale Pubblicità Assassina Episodio 3. La trilogia di Pubblicità Assassina è stata rovinata. Porca troia. Il primo episodio c'è, il secondo episodio 3 c'è, il terzo episodio è stato cancellato. 560k, ragazzi. Pubblicità Assassina Episodio 3. La mia serie preferita, non sto scherzando. Io volevo far uscire Pubblicità Assassina Episodio 4. Ma senza Pubblicità Assassina Episodio 3, che cazzo fai uscire il 4? Ma io lo faccio uscire lo stesso, sti cazzi. Ok. Prossimo video. ITP su Adventure Time, il traduttore universale terrapiattista, 159.000 visualizzazioni. Era molto divertente, mi piaceva veramente tanto. Mi piaceva veramente tanto. È stata cancellata. Non so quanti di voi se la ricordano, ma anche quella è stata tolta. Andiamo avanti con YouTube Puppita, Tenten e la cospirazione dell'orecchio, fit Knuckleditz e Zio Meso. Era una collab che avevo fatto con Knuckleditz, che ricordiamo, ragazzi, e Zio Meso. Ricordiamo il concetto di Knuckleditz. Molti si ricorderanno di Knuckleditz per i famosi video tipo Silvio è nonno di se stesso, oppure Il Signore dei Signori, o quelle su Jessica Fletcher, oppure... Che è successo? Non hai chiamato? Scherzo telefonico, scusatemi. Oppure è finito il vino. Molti non sanno perché è stato bannato Knuckleditz. Molti non lo sanno perché è stato bannato. E questa è una risposta ad Enfire, che prima, ora non è live, però prima mi diceva che tutto viene mediato da un essere umano dopo l'algoritmo. Knuckleditz non è stato bannato per copyright o perché c'era roba borderline o altro. Knuckleditz gli è arrivato uno strike che gli ha fatto chiudere il canale. Uno strike solo gli ha fatto chiudere il canale. Quindi è come se fossero tre strike in una volta. E il problema è che lo strike gli è arrivato per truffa. Ragazzi, io ho conosciuto Knuckleditz. Knuckleditz è una delle persone più dolci che abbia mai conosciuto. È veramente... E lo dico, Knuckleditz per me è una di quelle persone wholesome. È una persona wholesome, totalmente. Ha un umorismo incredibile. Ok? Ed è stato... Gli è arrivato lo strike per truffa. Voi in chat vi fate la domanda: ma in che senso truffa? A che cosa si riferivano? Io mi faccio la domanda: ma in che senso truffa? A che cosa si riferivano? Knuckleditz si fa la domanda: ma in che senso truffa? A cosa si riferivano? E YouTube si fa la domanda: ma in che senso truffa? A cosa si riferivano? Tre strike. Lui che contatta YouTube in ogni modo dicendogli: ragazzi, mi avete cancellato il canale per sbaglio, io non ho mai fatto truffe. YouTube che per 10-20 mail gli risponde sempre tramite una mail automatica dicendo che hanno revisionato il canale e non si può fare niente. Knuckleditz è vittima dell'intelligenza artificiale per quanto mi riguarda. Knuckleditz è vittima di YouTube che vuole togliere totalmente la figura umana dietro le revisioni e mettere un algoritmo. Perché Knuckleditz è proprio una vittima di come se uno prova una pistola, spara per sbaglio e dice: oh vabbè, non ci posso fare niente, non la risarcisco la famiglia. E gli hanno cancellato il canale. Gli hanno cancellato il canale. Se voi cercate Knuckleditz su YouTube, ha ricreato il canale. Ha ricreato il canale e adesso si chiama tipo Knuckleditz Reupload, oppure si chiama di nuovo Knuckleditz, ora non ricordo. Però ho capito che perdere un canale da 400 e rotti mila iscritti, il button e tutti quei video, si chiama Knuckleditz, esatto, è una rottura di coglioni, soprattutto se è un errore di YouTube, perché se è per colpa mia mi incazzo con te perché sei un moralista di merda, ma in quel caso cioè, è perché YouTube è rotto, continua a non capire. Riassunto: YouTube manda tre strike per truffa a Knuckleditz. Knuckleditz non sa perché non ha mai fatto truffe tramite il suo canale YouTube. YouTube, Knuckleditz contatta YouTube. Knuckleditz contatta YouTube. YouTube gli risponde tramite email automatiche che hanno revisione del canale. Non è vero e non si può fare niente. Punto. Fine della storia. Knuckleditz bannato per questo motivo. Bravo Knuckleditz. Grazie per esserci stato tutti questi anni, veramente.
Allora, grazie per la sub ad Alexa Akane, benvenuta carissima, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram di sub, dopo ti mando la foto dei piedi. Ragazzi, continuiamo con il giro perché stiamo tornando a delle ATP veramente distruttive. Continuiamo con la prossima. Dottor House e il ballo del qua qua in stile Rambo, 30.000 visualizzazioni, era una bella vecchiotta, mi è stata cancellata. Dopodiché He-Man e le giacche galattiche, 30.000 visualizzazioni e mi è stata cancellata. YouTube Pupita, Frank Zappa e il pollo parlante, mi è stata cancellata. E poi con la bellezza di 600.000 visualizzazioni, perché pubblicità assassina era 560.000, questa è 600.000 visualizzazioni. Volete provare a indovinare qual è, ragazzi? Questa farà male qua. È un memotto a cui ha reagito pure Ratorix, tra l'altro, in una dei suoi meme reaction. S stands for, ve la ricordate il memino di Smile? Sweet, sister, sadistic, sound, e poi partiva tutto il taratata taratara, il suono giapponese partiva, esatto. Era piccolo, era leggero. 600.000 visualizzazioni buttate nel cesso. Grazie YouTube. Next. No, questa penso sia la peggiore. Questa, ragazzi, penso sia la peggiore che mi è stata rimossa, tra tutte. Questa penso sia la peggiore. Pubblicità assassina era brutta, S stands for era brutta, però ora c'è quella bruttissima. Non so se voglio dirvelo perché ci rimanete male. Cioè, ci sono rimasto io, immagino le persone che l'hanno visto. Vi dico solo che era nella top 3 dei video con più visualizzazioni del mio canale. No, ragazzi, non è Jackie Chan, ve lo dico. Jackie Chan è viva. Mai risvegliato! L'erba scimmia! Buonasera, Poldo. Mi dispiace davvero tanto per il canale. Mio fratello e io ci distruggevamo dalle risate grazie alle tue YTP. Grazie a te. Resta il fatto che sono al sesto mese di sub, quindi evviva. Pensavo di gravidanza. Ciao, Edo. No, ti ha censurato. Grazie mille, è bello. Grazie per il sesto mese. Ragazzi, ad essere stata eliminata dal canale con la bellezza di 700.000 visualizzazioni abbiamo... Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Ho un dilemma. Vi è bastato l'audio, penso, per ricordarvelo. Ragazzi, stagione 11, stagione 1, episodio 11, le diseducative avventure di Camper, Spawn e Lever. Una ATP di 8 minuti con tantissimi ospiti, tantissimi fit, tantissimi pooper che avevano partecipato. 700.000 visualizzazioni buttate nel cesso. Penso che quello era uno dei video più iconici del mio canale. Penso 8 pooper, esatto, erano 8 pooper. Tra cui me, quindi. Penso che quello era uno dei video più iconici del mio canale. Cioè, uno di quelli con più visualizzazioni, con più commenti, ma soprattutto uno dei più iconici perché, ok, che era a livello degli altri, a livello di comicità, ma perché era la call, era un ATP su YouTube di 8 minuti. E era iconico, niente, era proprio iconico come video, era proprio iconico. Tolto. Era lo speciale di compleanno, mi pare che no, era lo speciale 200.000 iscritti. Andiamo avanti con un'altra ATP che piaceva a molti, questa qua me la ricordo. YouTube Pupita, danze sovietiche in onore di Vladimir Putin, era l'ATP su Anastasia, 142.000 visualizzazioni. Questo qua era molto carino. Speciale 50.000, minchia, solo 50.000, pensavo 200.000. Vabbè. Questa piaceva a molti, quindi l'ho tolta. Cioè, però, YouTube me l'ha tolta. Grazie per i 20 bit, Briar. No, Nixer. E grazie anche a Briar per i 50 bit, dannati alieni. Grazie di cuore. È stata la YTP con la quale ti ho conosciuto quella. Grazie per i 50 bit, Briar.
Extremely sad moment. Andiamo avanti con i TP su Rick e Morty, cavalli con i brufoli, 51k. Andiamo avanti con una di cui non posso nominare il titolo. Ci sono i lieni. Tieni questo campione, sto spendendo gli ultimi soldi che ho questo mese per cercare di farti recuperare quello che hai perso questo mese. Grazie di cuore, bello, grazie di cuore per i 100 bit. Grazie, grazie mille, Erba, grazie, grazie mille, Erba. Collaborazione, anzi vi dico, stagione 1, episodio 9, prima stagione dell'ATP sugli Anub. Collaborazione. L'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Collaborazione con Frederick Frankenstein. Prima parola non si può dire, però era con la N. Communist Lever. N Communist Lever. Già. Stagione 1, episodio 9. Vabbè. Va così. Va così, va così, va così. Era bella, era la collab con Frederick. Avevamo fatto il mega collab dopo che loro, gli Anub, hanno reagito alla mia, a quella di Frederick e poi alla nostra insieme. Era fighissima, niente. Niente. Next, YouTube Pupita, il boss di qualche cerimonia, collab con Mikikop su il boss delle cerimonie. E poi un'altra orribile, poi un'altra orribile. Stagione 1, episodio 8, Spawn non riesce a difendere le torri. 150.000 visualizzazioni. E passiamo alla prossima. Porca troia, un sacco degli Anub mi hanno tolto, veramente un sacco. Questa cosa mi sta veramente sui coglioni. La parola con l'N è la nicchia, esatto. Espo non riesce a difendere le torri. Dopodiché, nel mio archivio troverete due video che mi sono stati cancellati un anno fa, che sono uno con la bellezza di 250.000 visualizzazioni e l'altro con la bellezza di 450.000 visualizzazioni. Non so chi se le ricorda, però se qualcuno in chat se le ricorda, ragazzi, vi amo, perché sono delle TP storiche del mio canale. Tokyo risotto con le erbette ghoul e Tokyo non ho capito ghoul. Ve le ricordate? Tokyo non ho capito ghoul era il primo capitolo e Tokyo risotto con le erbette e ghoul era il secondo capitolo. Erano le due TP su Tokyo Ghoul. Incredibili. Quelle là, ragazzi, mi sono state cancellate dal canale 2 anni fa circa. È da 2 anni che non ci sono sul canale. E tra l'altro il motivo per cui mi sono state cancellate è incredibile, perché a quanto pare i diritti di Tokyo Ghoul erano passate ad un'altra casa di animazione, che era tipo la Sunshine o qualcosa. E quindi quella casa aveva bannato il mio video. Cioè, dopo tipo un anno che era stato pubblicato, cambiano i diritti e quella casa mi butta giù il video. Ok, 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 ok. E il video, tra l'altro, sapete perché me l'hanno buttato giù? Per la sigla, che era questa. No, wait a moment, non era questa. Era questa qua. Che f***. No, mi sa che non l'avevamo messa qua. Era tipo una cover di Tokyo Ghoul, però fatta da Remo. Eccola, eccola, eccola. E questo è il motivo per cui me l'hanno buttata giù. Scusatemi. Era questo il motivo per cui me l'hanno buttata giù. Era questo il motivo. Non so quanti di voi se la ricordano. E mi è stata cancellata oltre 2 anni fa questa ATP, ragazzi. Ma la troverete nel mio archivio, perché le ho recuperate e le troverete nel mio archivio. Quindi, punto esclamativo archivio, se volete entrarci, è un canale Telegram in cui pubblicherò tutta la roba bannabile. Tanto ormai sti cazzi, veramente. Veramente, veramente sti cazzi. E dei guadagni. Quindi, passiamo avanti con le prossime ATP. Ah, abbiamo una serie di YouTube poop su Peppa Pig, perché il discorso Peppa Pig è incredibilmente forte.
C'è stato un giorno in cui mi sono arrivati tipo 8 notifiche secondo cui i detentori dei diritti di Peppa Pig mi avevano cancellato tutti i video praticamente. Mi avevano cancellato tutti i video di Peppa Pig. E quindi nominiamole tutte. 75.000 visualizzazioni. Le esplosive avventure di Peppa Pig 2 insieme ad Evil Wolf. Dopodiché abbiamo su Peppa Pig abbiamo le esplosive avventure di Peppa Pig 1 sempre con Evil Wolf, 75.000 visualizzazioni. Gita nella barca clandestina di Nonno Pig, a questa qua aveva solo 5.000 visualizzazioni. Peppa Pig muore, 5.000 visualizzazioni. E poi ragazzi, la mia prima ITP famosa, che è stata cancellata un anno dopo, la ITP che mi ha fatto nascere, perché poi ci sono stati gli Aniob, però io già avevo i miei 1.000 iscritti grazie a questa ITP. Ovvero, Peppa Pig ha il cazzo duro. Chi se la ricorda questa ITP? Dai, ricordatevela. Peppa Pig ha il cazzo duro. C'ha 800.000 visualizzazioni. C'aveva 800.000 visualizzazioni sto video. È vecchissima. È vecchissima. Io posso capire se qualcuno non se la ricorda, perché magari non mi seguiva, perché è stato prima degli Aniob. È stato, cioè, ho fatto 800.000 visualizzazioni prima degli Aniob io. Porca troia. Dov'è? Dov'è? Peppa Pig, eccola qua. Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Mamma mia ragazzi, la mia vecchia intro, che ricordi? Che ricordi? La mia Io vecchia sono intro. Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Pochanghere. La mia prima intro, ragazzi, porca troia, che ricordi! Oggi mamma piove, mia! Peppa e George non possono andare fuori a cacare. Mamma mia, quanto era un basic pooper! Non possono andare fuori a cacare. Non possono andare fuori a cacare. Vabbè, meno male che mi sono evoluta. Non era nemmeno incredibile come TV, però era storica, cazzo. Aveva 800.000 visualizzazioni. Porca troia. Chi ti cagava al tempo? È vero, Frost, nessuno mi cagava al tempo. Guardavano la Romanian Ghoul. Sì. Magari non conoscevano Mr. Potak Bar, però tutti vedevano il video. E io l'avevo scritto, cioè, sto video non è per bambini, non è Peppa Pig, state guardando una parodia. Però tutti me l'hanno tolto. Però li ritroverete tutti nel mio archivio, ragazzi. Li ritroverete tutti nel mio archivio. Sono video molto vecchi. Andiamo avanti con la prossima ITP eliminata. Ci sono i Ciao, grazie per i 10 bit. Allora, gli Aniob con le mie reaction hanno sempre censurato le parti over the line, quindi non hanno problemi. Non hanno veramente problemi loro. Prossima ITP, questa era piaciuta davvero a molti di voi, però mi è stata cancellata per colpa di Stuprim, secondo me. C'è questa pagina Instagram Stuprim, non so se la conoscete. Questo video si chiama YouTube Pupita, come diventare un testimone di Geova. Era la mia ITP sui testimoni di Geova. Vabbè, a parte che sto primo, beh, il contenuto incredibile di umorismo in quella pagina è pazzesco, soprattutto di freebooting. Praticamente mi avevano rubato una clip di questo video. Io gli avevo detto: sentite, ma la togliamo? Boh, no, non mi hanno risposto nei direct, tutti nei commenti a citarlo. Dopo un giorno mi hanno messo i tag nel video, mi hanno messo fatto da Poldo Ufficiale. Però già la clip aveva raggiunto tipo 700.000 visualizzazioni e il mio video su YouTube ne aveva 100.000. Cioè, what the fuck, è tipo quando i Casi Persi mi rubarono... No, i Casi Persi, scusatemi ragazzi, non volevo insultare i Casi Persi. E cose non cose, tipo, oppure un'altra, non mi ricordo, tutte ste pagine di freebooting incredibile. Mi avevano fottuto Pingu 15 e 18 quanto fa, vi ricordate il mio video? Quella volta in cui mi freebootarono? E avevano raggiunto tipo visualizzazioni assurde, invece il mio video era bassissimo. E niente, a quanto pare, dopo che Stuprim non mi ha risposto per togliere la clip, perché boh, stava facendo troppo casino, io ho scritto a Instagram: sentite, ma la togliete questa cosa? Però siccome Instagram è di Google, è di Google Instagram? No, io ho scritto a Google. È di Facebook. Io non mi ricordo qual era stato il problema. Comunque, sta di fatto che io ho scritto a Google, mi pare.
No, no, ho scritto a Instagram dicendogli: guardate, vedete che c'è questa clip che è freebooting. Il giorno dopo, il mio video su YouTube viene cancellato. Io credo che Instagram abbia pensato che la clip di 10 secondi nel canale di Stuprim fosse l'originale e il mio video su YouTube fosse la copia. È più logico pensare che una clip di 10 secondi fosse l'originale rispetto che a un video di 3 minuti. Però... comunque, a quanto pare è troppo un caso, ragazzi, che il giorno dopo che segnalo il video di Stuprim improvvisamente mi viene cancellato, Dio santissimo. E la piaga del freebooting, ragazzi, è una roba che c'è da anni e ancora non si è risolto. Ancora non si è risolto. Scusa, vedere la data? Sniffy, vedo che tu hai molto più intelligenza del CEO di YouTube. Hai molta più intelligenza del CEO di YouTube, guarda. Andiamo avanti. Video, hanno aggiunto le api su Minecraft. Vabbè, questo qua era solo un senso. Era un video di 10 secondi caricato l'11 settembre. Cancellato. Andiamo avanti con stagione 1, episodio 7. Drogarsi in diretta con Camper e Spawn. 170.000 visualizzazioni. Peccato. Era quello con la copertina dove c'era Camper col sigaro e gli occhi rossissimi. Anche io ho gli occhi rossissimi. Raga, è da giorni che sto montando un sacco di video. Ho montato quello degli Anub velocemente. Ora sto montando quello di Leo. Tra l'altro, ragazzi, nei prossimi giorni uscirà un video di Leo pazzesco. Andatevelo a vedere perché dà un annuncio incredibile. Ma soprattutto mi sta facendo fare un montaggio particolare con delle animazioni fluo. Andatelo a vedere, uscirà nei prossimi giorni nel canale di Leo. Allora, stavo dicendo, next. Mi sono stati cancellati 4 video storici del mio canale che nessuno si conosce, nessuno si ricorderà, però erano tutte 4 collab, ovvero la vera storia di The Walking Dead. Non so quante persone se lo ricordano, ma la vera storia di The Walking Dead 1, 2, 3 e 4 sono stati cancellati tutte e 4, così, senza un colpo. 1, 2, 3, 4, tutti di fila, va bene. Se non ve li ricordate, ragazzi, è normale perché erano video vecchi di quando ancora non ero con gli Anub. Quindi erano video molto 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 vecchi. Però erano pieni di pooper, quindi erano dei video belli. Peccato. Andiamo avanti con 110.000 visualizzazioni. N... art online. Quindi è la N parola, però si riferisce a una cosa che non è line word. Art online. Era la ITP su Sword Art Online, ragazzi. Era l'ATP su Sword Art Online, è stata cancellata. Sì, gli Outlet Neon, erba. È stata cancellata e... peccato. Andiamo avanti con La Notte di Geova. Non so chi se le ricorda, La Notte di Geova, sono sempre delle ATP molto molto vecchie, però queste sono state... è stata cancellata. Tokyo Ghoul in 1 minuto e 22 secondi. Idroscimmia, oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Carja Bundle 22, benvenuto, grazie per il Prime, bello benvenuto, grazie di cuore per l'abbonamento. Oh, ho scammato pure Mattieo 2004, scusami caro, spero che... Mattieo 2004, spero che sia ancora in live, bro, grazie per l'abbonamento. Grazie di cuore, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Grazie di cuore, King, grazie di cuore. Allora, stavo dicendo, mi è stata cancellata anche Tokyo Ghoul in 1 minuto e 22 secondi. È stata cancellata YouTube Pupita Jurassic What parte 1, 77.000 visualizzazioni. È stata cancellata The HOTD Team, ovvero quella su High School of the Dead. Anche quella è stata cancellata, purtroppo. F-word perché prima... cioè F-word, no, che F-word? F in chat. Mi sto confondendo. Sta a parlare di robe bannabili. In chat per il ragazzo che prima la stava cercando. Affari nella pizzeria di San Vito, erano ATP su Garfield. Dopodiché abbiamo Deadpool si arruola nei terroristi, 180.000 visualizzazioni. Deadpool si arruola nei terroristi, era storica pure questa qua, non so quanti di voi se la ricordano, però era bella famosa. E poi abbiamo una ITP di due fantagenitori, conigli, parola con la N, e contro i muri. Madonna, il meme di cazzi duri contro i muri, porca troia, quanto tempo. Poi abbiamo la Suicide Squad combatte il terrorismo, 96.000 visualizzazioni. Poi abbiamo i infami e i loro rapporti con H...
Questa aveva 5.000 visualizzazioni, era mi pare una collab di Cicci Pups. E con questi finiscono tutti i video che sono stati cancellati dal mio canale. Ve li faccio vedere. Ops, ho sbagliato. Eccoli qua, ragazzi. Eccoli qua. Nel giro di 3 settimane tutto il mio archivio su Telegram sarà pronto. Tutto l'archivio su Telegram sarà pronto. Ve lo faccio vedere qua. Ve lo faccio vedere qua. Ok? E questo qua l'archivio. Entrateci perché è veramente tanta roba. Veramente, veramente tanta roba. Devo fare una cosa, scusatemi. Perfetto, è questo qua l'archivio. Entrateci, punto esclamativo archivio in chat, perché qua troverete tutte le robe. Ma si possono commentare i post? Che bello che si possono commentare i post, è sempre bello. Qua troverete già 3 video caricati, piano piano ne caricherò altri. Quindi vi aspetto là. Allora, si monetizza su Telegram? Purtroppo no. Vi invito inoltre ad entrare, ragazzi, nel mio server Discord, perché a breve molto probabilmente avremo il verificato. Questo significa che potrete praticamente streamare in modalità sorgente 60 fps e più avete una serie di vantaggi. Quindi entrateci perché siamo quasi a... No, siamo oltre i 4.000. Vi aspetto dentro il server Discord, perché il canale meme, ragazzi, è incredibile, è veramente incredibile. Che bello l'allegro chirurgo di Shrek. Lo devo mettere più in vista nelle live, secondo me. Dovrei mettere più in vista. E vabbè, niente, io penso di avervi detto tutto quanto, cioè penso di essere arrivato alla conclusione alla conclusione che veramente YouTube sta andando ogni giorno verso verso il baratro. Soldi spesi bene. Forse lo riusciamo a riaggiungere. Ah, YouTube diventerà Rai Yo-Yo. Allora, io ho saputo che praticamente Fieric, Bertra e Stormi hanno avuto problemi di questo tipo per la canzone, quella là, l'inno dell'Isis. Non so se ve lo ricordate. Veniva utilizzato ovviamente in scopo ironico, però ne hanno tolto. Perché non le pubblichi su Dailymotion? Meglio Telegram che Dailymotion, guarda. Meglio Telegram che Dailymotion. Solo che loro hanno risolto. Ora, se io non risolvo, mi faccio lo smalto ai piedi. Ormai non c'è differenza tra YouTube e YouTube Kids, capito? Cioè, o almeno io la vedo anche da questo punto di vista. YouTube. Se io apro Netflix, ok? Se io apro Netflix, ho, molto banalmente, la pagina con tutti i film che l'algoritmo crea in base a quelli che sono i miei gusti. Quindi se sono uno a cui piacciono gli horror, la mia home di Netflix sarà sempre... E sarà sempre piena di horror, sarà sempre piena di thriller, sarà sempre piena di polizieschi, quello che volete. Se invece sono una ragazza che guarda più video, ad esempio, che guarda più film tipo i film romantici, avrò la home piena di film romantici, ok? Poi su Netflix c'è Netflix Kids, che sono quei programmi per bambini, ok? Tu se entri su Netflix Kids c'hai solo i programmi per bambini. Però non è che se tu apri Netflix ti si apre automaticamente solo Netflix Kids e tutto il resto non c'è. Questo è quello che voglio dirvi io. Ora, perché su YouTube, se io devo aprire YouTube e io sono un patito di questo tipo di ironia black humor, non me la posso trovare in home? Piuttosto sviluppa un algoritmo migliore che non fa finire video black humor nella home ai bambini e alle persone che non guardano questo tipo di contenuti. Io l'ho impensata degli Anub, più bella cosa non potrei vedere, questo sì, però quello che voglio dirvi io è, Netflix non è perché c'è un horror in cui non c'è sangue o altro, ma perché Netflix fa soldi in modo diverso, lo so Leonardo, lo so, è proprio per un concetto, proprio voglio mettere a confronto, non dal punto di vista che dovrebbero fare la stessa cosa, però giusto per farvi capire il concetto di intrattenimento, cioè Netflix non è perché c'è un film horror o altro, allora, o perché in quel film viene detta line word o altro, anche perché è un film comico, allora non lo fa vedere, lo nasconde, lo censura o altro. No, cazzo, ti puoi trovare in home qualsiasi roba, Cristo santo, in base a quello che tu guardi, perché l'algoritmo fa in questo modo. Ora, YouTube, perché il mio video, se tipo ci sono delle scene tipo che gioco, che ne so, Mortal Kombat, che mi stacca la testa, allora non può finire in home? Non ha senso. Non ha senso come ragionamento. Cioè, YouTube sta creando una piattaforma in cui
il target sono bambini, letteralmente. Sono persone piccole. O persone piccole, perché non vorrei dire, perché io vedo su YouTube anche video che non c'entrano con i bambini e né con l'umorismo. Cioè, io guardo un botto di video di scienza, anche di cose inutili, tipo che non mi servono, tipo che ne so, guardo guardo ad esempio, boh, tipo quanto è profondo l'oceano, oppure che cosa vive nella giungla, oppure gli animali più grandi mai esistiti sulla terra, capito? Guardo pure questi tipi di video ogni tanto, tipo pacchetti di patatine, anche se TikTok è più pacchetto di patatine. Quindi, capito, c'è veramente di tutto. Anche Barbascura, esattamente, c'è veramente di tutto. E il problema è che molte cose i nomi non mi spuntano, me ne devo andare a cercare io. Stessa roba per i miei video. Non spuntano i nomi, alcuni non mandano le notifiche. Per il video di oggi YouTube non mi ha mandato le notifiche, perché ho due strike, allora non mandi le notifiche. Che cazzo vuol dire? Cioè, ok che mi stai avvisando, ma perché mi devi penalizzare? Cioè, non basta che mi avvisi. Cioè, lo strike non serve per avvisare. Pubblica su Pornhub. No, ora pure su Pornhub te li cancellano, perché deve essere porno. E c'hanno ragione. Cioè, non gli puoi dire niente, non te la puoi prendere con Pornhub. Perché Pornhub dice caricateli su YouTube. C'ha ragione. C'ha ragione Pornhub, mi dispiace ma c'ha ragione. Marco, quella di Giastremo è viva, ragazzi. Mahmood Jackie Chan è viva. Nei prossimi giorni le ricarico tutte quante sul canale. Basta che metto pubblico e saranno di nuovo vive. Marco04, grazie mille per il Prime, carissimo, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Le Twitch poop. Esatto, Fire Nova. Ma perché non si possono tagliare solo le parti incriminate? Perché mica puoi tagliare già un video che è su YouTube? Devi scaricarlo, tagliarlo e ricaricarlo. Ma non ha senso che mi metta a caricare video vecchi. Ma come, una volta ci ho trovato un gameplay su Pornhub? No, hanno messo in gara nuovi algoritmi che li tolgono. Telegram per ora è libero, quindi per ora Telegram sarà la base di tutte i miei esperimenti. E rimanete in quel canale, perché oltre a farlo diventare archivio, molto probabilmente vi do qualche spoiler, quindi... Ah, ma se uno non rispetta i PEGI, c'è anche questo problema. Ah, c'è l'editor di YouTube che ti fa tagliare i video già caricati. Il problema è che è strasballato, e in più ti sballa le handcards. È un casino, non lo posso usare. Non lo posso usare. Stavo dicendo una cosa incredibile, pazzesca, sgravata, che mi sono dimenticato. Todrix, punto esclamativo Discord in chat. Grazie per i 15 bit, Vacrix. E il fatto è che YouTube Kids è stato talmente tanto un fallimento che hanno cambiato progetto e stanno facendo diventare YouTube Kids. Però, capisco YouTube, però YouTube, al posto di implementare ogni giorno roba inutile che non usa nessuno, inizia a implementare roba utile in cose che già esistono. Perché a me non me ne frega un cazzo che tu vuoi fare concorrenza a Twitch mettendo le sub a 99 centesimi. A me non me ne frega un cazzo che tu mi fai YouTube Gaming. Chi cazzo è mai entrato su YouTube Gaming, YouTube Red? Chi è che guarda le serie originali di YouTube, Cristo santo? Veramente, qualcuno in chat ha guardato le YouTube Originals? Qualcuno di voi ha mai visto i gameplay su YouTube Gaming? Cioè, io adesso ci entro, tipo, guarda, ci entro con voi per la seconda volta. Esiste YouTube Gaming? Capito? Qua, YouTube Gaming. Voi direte, che cazzo è YouTube Gaming? Già. Ah, giusto, fatemi sistemare qua. Adatto allo schermo, eccolo qua. Che cazzo è YouTube Gaming? È questo. No, aspetta, ma prima era diverso, era tipo YouTube Red, forse, tipo si chiamava. No, l'hanno tolto! Ve lo ricordate, tipo, quando era tutto rosso? No, se l'hanno tolto sono dei pagliacci, dai. Ci sarò entrato tipo una volta. E non so se ve lo ricordate, era tipo una roba... Oh, cioè, era tipo tutto rosso. Era tipo tutto rosso, aveva tipo una grafica ultra rossa. Era strano, ma che cazzo era? Era tipo YouTube Red, forse si chiamava. L'avevano disattivato, non sapevo esistesse, capito? Ah, ora li hanno messi solo così. Live... Ah, meglio, dai, almeno hanno capito di sta cazzata. Altri progetti falliti di YouTube. Porca troia. Tipo, il film è stata una cosa carina. Peccato che... YouTube per i film? Non lo so, non mi ha mai ispirato. Non c'è mai stato. No, c'è stato invece. Google Plus, vabbè, Google Plus era utile però. Google Plus era utile. Ora,
Parliamo di YouTube. YouTube in questo periodo, e qua lo posso dire tranquillamente su Twitch, ora hanno implementato la friga con la carta d'identità. Io che volevo solo guardare un remix di una canzone. Sì, poi i limiti di età messi veramente a cazzo di cane. Sta cosa della carta d'identità un po'... Allora, io sono una persona molto che... Nonostante sono un personaggio pubblico, non lo so, un po' di paranoia con la privacy. Sarà che sono stato hackerato varie volte. Infatti è raro che dico roba molto, molto personale. Infatti diciamo che mettere la carta di credito su Google... Cioè non la carta di credito, la carta d'identità, non lo so... L'ho fatto perché è obbligato, però sinceramente l'avrei evitato, non lo so. Ma magari sono io che sono stupido, eh. Non succede niente, però è per un discorso mio, non lo so. Non mi andava di mettere la mia carta d'identità su Google. L'ho dovuta mettere, l'ho messa. A momenti... non la mettevo all'accademia, però ci sta. Però il fatto della carta di credito, ok. Cioè della carta d'identità, ok, perché... I limiti vanno bene, perché per capire se è un bambino in quel modo, ok. Però mettili bene i limiti di età, mettili bene veramente. Mettili bene, non metterli a cazzo di cane. Io mi ricordo che su YouTube Red avevano fatto una serie con PewDiePie, oppure una dove c'era gente che cercava di scappare da un edificio. Sì, poi PewDiePie ha detto l'N-word e tutto è stato cancellato. Allora, che stavo dicendo? quando sborri, capito, Leot? Stavo dicendo, YouTube ha un brutto vizio... Che è quello di implementare cose radicali che non servono a niente. Vogliamo parlare delle live su YouTube, ragazzi? Vogliamo parlare dell'ipocrisia con cui YouTube pensa che le sue live vadano bene? Quando sono su Twitch lo posso dire? Non è che Ciccio Gamer è stupido e streama su YouTube. Non è che FaVJ è stupido e streama su YouTube. Perché... Gli piace YouTube, sono affezionati a YouTube e streamano su YouTube. È facile capire perché Ciccio Gamer e FaVJ streamano ancora su YouTube. Fanno i loro spettatori. Però immaginate Ciccio Gamer e FaVJ su Twitch. Ok? Ok? I soldi. Loro hanno un contratto. Io penso che se un giorno YouTube Live scadrà e loro verranno su Twitch, faranno un bordello. Altro che Lion. Se è venuto Lion e fa 60k con Minecraft, immagina FaVJ. No, gli Anubi non ce l'hanno. Immagina FaVJ su Twitch. Immagina FaVJ su Twitch. Boh, io la sparo così. 100k. 100k live. 100k, lo dico io. Ma anche di più, io direi 200? Perché FaVJ è FaVJ. No ragazzi, FaVJ non sta morendo. FaVJ si è afflosciato, non è vero. Siete voi che siete cresciuti, FaVJ va a bomba ancora. Ho provato a vedere qualche suo video, va. Fa le visual di sempre, ragazzi, fa le visual. Ha avuto un momento di altezza, però è ritornato normale. Però continua, è un'icona e non è morto. Ci sono canali più morti, secondo me, ci sono canali ancora più morti. 100k li fa XQC, capito? Fat sale, potrebbe arrivarci, perché Lion fa 60k. Lion fa 60k. E un sacco ora di aziende esterne hanno capito che devono investire su internet durante la pandemia. Non lo so, secondo me noi già in Italia siamo indietro. Siamo molto indietro in Italia rispetto all'America. C'è stata la pandemia, che è stata forse una cosa buona da questo punto di vista per non la pandemia, il lockdown è stata una cosa buona, perché le aziende hanno detto: vabbè, non possiamo lavorare fisici, che facciamo? Scopriamo. Ma che cos'è questa cosa? Internet? Ah, ma è nuova, c'è da un mesetto. Wow, ma che figata. Tutti così, tutte le aziende così. Non c'è mica da 20 anni internet. Tutte le aziende italiane hanno scoperto internet. E quindi tutti ora fortunatamente stanno investendo su internet. Tutti ora stanno iniziando a investire su content creator. Hanno capito il potere di una community. Hanno capito il potere di far dire a un tizio, a 100.000 persone: amici miei, fatelo, piuttosto che mettere una pubblicità tra un canale e un altro, che pagano il triplo di quanto pagherebbero una sponsorizzazione su Twitch e che fa un decimo dei risultati che fa su Twitch. Lo stanno capendo, forse, quel concetto di community è importantissimo. E che la televisione è 1 a 100.000, ok? Invece lo streamer è 1 a 1 con lo spettatore. Perché la TV non ha feedback della chat. Lo streamer sì,
Vabbè, comunque, non entriamo in discorsi di marketing o altro. Però lo stanno capendo, lo stanno capendo. Spero che ora i prezzi si alzeranno per le sponsorizzazioni senza svalutarci incredibilmente. Vediamo un pochino. Quindi stavo dicendo, YouTube Live ha avuto questo grande casino che ha fatto degli abbonamenti al canale, ragazzi. Camperati immagine sempre, esatto. E il problema di YouTube Live, grazie mille per i bit, Rittle Pat, a Matti, grazie a Vaxic e grazie a tutti per i bit, ragazzi. Stavo dicendo, no, la TV è meno peggio di YouTube, perché ho visto giochi censurati su YouTube che andavano bene su Twitch, sulla TV. Il problema di YouTube Live è che ha fatto un casino di cose inutili. Cioè, ragazzi, gli abbonamenti su YouTube. Parliamo degli abbonamenti su YouTube. Io potevo attivarli. Cioè, è stato un periodo in cui potevo attivare gli abbonamenti su YouTube. Mi era spuntato nella dashboard, attiva gli abbonamenti. Io non li ho attivati perché mi sembrava una pagliacciata. Veramente, mi sembrava una pagliacciata incredibile. Cioè, chiedervi soldi per un'immaginina e per un video a settimana che già guadagna... Cioè... Mi sembrava una pagliacciata, veramente, anche perché non c'era il fatto della chat che era traccabile, non c'erano i comandi. Invece su Twitch ha senso che voi fate la sub, perché su Twitch io vi do i vantaggi. Ma si fa per supportare, sì, lo so, ma è meglio che mi supportate su Twitch, perché è lo stesso discorso, però qua avete qualcosa che io vi do in cambio. Io vi ringrazio per il supporto, vi do il gruppo Telegram, vi do il server Minecraft, vi do il fatto che vi ultra ringrazio in live, avete un casino di emoticon che potete spammare, ma soprattutto io sono in live ogni sera, quindi è tipo una cosa che effettivamente vi serve. Ma l'abbonamento su YouTube, questa cosa per supportare, per me era inutile. Ma per me era cazzo inutile. Era solo un modo per dire, per gli youtuber, per fare altri soldi, che così qualche ragazzino scemo gli buttava qualche centesimo. È supporto. Ok, se non fai Twitch va bene, ci sta. Però, 99 centesimi un abbonamento. Vi svelo una cosa per tutti quelli che dicono 99 centesimi è pochissimo, hai più sub. Se su Twitch da una sub ci prendi 5 euro, ok, e fai 300 sub. Se su YouTube è 1 euro e fai 600 sub, 1 euro contro 5 euro a sub, comunque ok che saranno più abbonamenti, ma comunque, cioè, il prezzo, cioè, con quello che guadagni non cambia. Hai solo più persone che fanno l'abbonamento. Io dovrei dare più persone al server Minecraft, il gruppo Telegram. È solo più un casino. Piuttosto fate un supporto serio. Fate un supporto serio come quello di Twitch, che hai i vantaggi in cambio. Ecco, Twitch per me ha una grande cosa. Twitch anche sbaglia. Però secondo me Twitch sbaglia meno di YouTube. Sbaglia molto meno di YouTube. Perché Twitch aggiunge delle piccole cose che però servono, delle piccole cose che fanno scattare meccanismi. E ve ne potrei nominare un sacco, ragazzi. L'hype train di Twitch è una macchina pazzesca. Perché parte l'hype train, tu streamer X fai: dai ragazzi, mandiamo avanti l'hype train, tanto con Prime ce l'avete gratuita. I ragazzi lo fanno. Poi così finiamo pure in home. Lo streamer lo spinge perché sa di poter finire in home, perché non ci guadagni niente dall'hype train. In cambio ti dà qualche modicon. Sono delle piccole cose che però funzionano. Oppure il coro, che ora da poco stanno aggiungendo, prima o poi lo proveremo, è utile per la chat. Oppure le emoticon animate. Oppure il concetto di bit, ok, della valuta di Twitch, cioè, sono tutte delle piccole cose e che vanno a migliorare, che vanno a migliorare l'interazione dagli streamer, i raid e quant'altro. Invece YouTube fa tantissime cose giganti, veramente giganti, perché YouTube quando fa uscire qualcosa è gigante. Cos'è il coro? Il coro praticamente è una cosa che ha aggiunto da poco Twitch e poi la proveremo, in cui praticamente un moderatore fa partire il coro. GG, io ad esempio finisco una partita su Warzone, vinco e dico: ragazzi, spammate GG. Il moderatore fa partire il coro GG. A voi in chat vi spunta: è iniziato un coro, partecipa. Tu clicchi su partecipa e ti autoscrive in chat il messaggio che c'era scritto nel coro. Quindi ti autoscrive in chat GG. Quindi è un modo per far attivare la chat praticamente. Oppure nel coro scrivi: mi piacciono i piedi, clicca partecipa e ti autocommenta sta cosa. È carina come cosa, capito? Sono delle piccole cose che servono. Però sono piccole, non sono degli ultra macro cambiamenti, ok? Invece YouTube c'ha sta cosa che quando fa un cambiamento
piglia tutto quello che ha fatto prima e lo stravolge. What the fuck? Cioè, sta roba degli abbonamenti, boom, punti a capo. E sta roba dell'algoritmo, boom, punti a capo. Puoi revisionare i video da soli, boom, punti a capo. YouTube Gaming, boom, punti a capo. Piuttosto YouTube, fai dei piccoli cambiamenti, piccoli, mettili in prova e al massimo li togli. Però migliora delle cose che sono fondamentali. Sono fondamentali. Caricare un video su YouTube, ci sono delle cose inutili. Chi è che carica un video su YouTube e mette il Creative Commons, mette dove è stato registrato, in che data è stato registrato? A momenti non mettono i sottotitoli nei video. Porca troia, quelle cose sono inutili. Piuttosto pensate a mettere roba più interessante per rendere, tipo importare i sottotitoli per custom, mettere dei sottotitoli fighi, tipo che puoi farli animati, una roba del genere, che cazzo ne so. Pimpa delle funzioni che hai e non usa nessuno. Porca troia, Google non fa le cose fatte bene. Dovrebbe, fanno dei micro cambiamenti giganti e poi nelle piccole cose utili non le toccano. Vogliamo parlare delle categorie? Per YouTube esistono solo tipo 10 tipi di video su YouTube: intrattenimento, commedia, videogioco, informazione, tipo che ne so, YouTube Poop non esiste come categoria. Dino, grazie per il raid, Raito il Pat, grazie per i 12 bit, grazie di cuore per tutti gli altri bit. Cucina, capito? Ci sono solo delle categorie precise, piuttosto mettete più categorie, piuttosto sistemate il fatto della musica. Ecco, una cosa è molto importante per YouTube. YouTube, al posto di metterti a sviluppare un'intera piattaforma solo per il gaming, per poi cancellarla, occupati di fare un archivio che ti dica quale musica è soggetta da copyright e quale musica non lo è. I ragazzi, questo tool sarebbe fenomenale, io lo sogno da anni. Sviluppatelo, cazzo, fate qualcosa di utile al posto di mettere ste minchiate. Perché voi, quando andate sotto un video di YouTube che utilizza una canzone con copyright, vi spunta all'interno del video se viene utilizzata la canzone non lo so, una canzone a casa, Master of Puppets dei Metallica, ok? Se c'è quel coso, create un archivio dove io scrivo il nome della canzone e YouTube mi dice: questa canzone è il copyright, questa canzone non è il copyright. Così io non ho bisogno di editare il video, caricarlo per vedere se la canzone è il copyright, cancellarlo, cambiare la canzone, mettere un'altra, vedere se questa c'è il copyright, ricancellarlo, ricaricare ogni volta. Piuttosto fatemi un tool, così io mi metto il cuore in pace, capisco e vedo se la canzone è il copyright e piuttosto la utilizzo o meno. Punto. Porca troia, punto. NCS si sta tranquilli. Sì, però ho capito che io magari voglio utilizzare una canzone che trovo perché mi piace tantissimo, tipo un OST di un gioco per Nintendo. Voglio sapere se questa canzone è il copyright oppure è scaduto. Fatemi un tool apposito, perché tanto se il copyright lo detecta sarà facile fare un archivio con tutte le canzoni. Nome della canzone, automaticamente fa l'intelligenza artificiale, fa lo stesso passaggio che fa l'intelligenza artificiale quando scansiona il video e vede se la canzone ha copyright. Però mettetemi un tool che mi permette di vederlo senza che devo caricare il video. Io non studio informatica, ma mi sembra semplice come cosa, visto che già l'hanno fatto. Cioè io non chiedo di caricare di uno di Google che si metta a scriverti tutti i nomi delle canzoni col copyright. No, mi serve un archivio basato sulla stessa intelligenza artificiale che utilizzate per detectare le canzoni col copyright. Punto. Non mi sembra difficile. Poi magari io non studio informatica ed è difficile, quindi qualcuno che studia informatica mi dica se è difficile prendere lo stesso algoritmo che già esiste e farci un tool in cui scrivi. Altra pecca di YouTube: non sono molto aperti verso i developer che lavorano alle integrazioni. Facci caso, queste cose... È vero, ma è proprio Google che non è aperto alle interazioni. MCLink usa questi due pezzi di codice e di basta. Ecco, esattamente. Ecco, Twitch è molto aperto per gli sviluppatori. Tipo, ad esempio, il server Minecraft. Come funziona il mio server Minecraft? Dal buongiorno, grazie per il raid. Come funziona il mio server Minecraft? Il mio server Minecraft funziona che tu, tramite un bot che si collega a Twitch, colleghi il tuo account, il server riconosce se sei un abbonato o meno e ti fa entrare. Punto. Però questa cosa è permessa perché Twitch c'ha gli API condivise. Stessa cosa per Google, questa cosa non esiste, perché a quanto pare non sono aperti ai developer e quindi non ci sono queste integrazioni. Immaginate YouTube quanto figo con tutte le integrazioni che si possono fare su Twitch. Sarebbe veramente figo. Sarebbe veramente, veramente, veramente figo, secondo me. Quindi cazzo,
lavorate su ste cose, porca troia. Tanto i soldi ce li avete, per favore. Non ci guadagnano niente i developer. Fateglielo fare, Cristo santo. Ed è il motivo per cui Android ha una pecca su Instagram, perché c'è il discorso delle API su Android. Mi sa che sono proprio le API di Google, ora non vorrei dire cazzata. Instagram non ci può lavorare per l'ottimizzazione, le storie su Instagram fanno cacare. Invece Apple c'ha questa roba delle API aperte, quindi Instagram ha lavorato sulla cosa e le storie dell'Apple si vedono da meraviglia. E questo è il problema Android versus Apple su Instagram. Anche Discord, ecco, le integrazioni con Discord, Twitch sono spettacolari, sono veramente spettacolari, veramente veramente spettacolari, veramente veramente spettacolari. È dello stesso motivo per cui Discord funziona meglio di TeamSpeak. Gli ha lasciato la polvere. Idroscimia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Anthony, grazie per il Prime, carissimo, benvenuto a punto esclamativo Discord per entrare nel server Discord e punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Grazie di cuore per l'abbonamento, bro, grazie del supporto. TS mangia la polvere con Discord, e io lo dico perché a malincuore, io ero uno di quelli che utilizzava TeamSpeak da morire, ragazzi. Non so quanti come me, prima dell'esistenza di Discord, utilizzavano TeamSpeak, ma... io letteralmente mi svegliavo la mattina, accendevo il computer, entravo in stanza su TeamSpeak e mi mutavo. Era la mia giornata. Ogni tanto entrava qualcuno in stanza. Ok, entrava qualcuno in stanza. Ci parlavo, mi cambiavo l'immagine che si vedeva al lato. E le soundboard coi pakistani. Era divertente il periodo TeamSpeak. Ed era fondamentale, era veramente fondamentale. Poi è uscito Discord. E Discord ha lasciato la polvere a TeamSpeak, ragazzi. Mi dispiace se ancora qualcuno usa TeamSpeak 3. Ora è uscito TeamSpeak 4, ma è veramente imbarazzante. Hanno tipo provato a seguire Discord, ma è imbarazzante, fa schifo. E Discord invece là, server gratis, invece su TeamSpeak li dovevi pagare, chat private e videochiamate private, poi accendere la webcam, la condivisione schermo. Prima per condividere lo schermo su TeamSpeak dovevi utilizzare AnyDesk o TeamViewer, porca di una puttana, oppure utilizzare Skype. Come adesso è una sushi caverna, esatto. Adesso TS mangia la polvere. Cioè Discord ha trovato tutte quelle cose che servivano e le ha messe. Non ha messo roba inutile che non usa nessuno. Ha preso delle cose che non c'erano ma servivano e le ha messe. Ecco, YouTube fa la stessa cosa. È pieno di cose che non ci sono ma servono e mette cose che non servono. Roba inutile, roba inutile. Ci sarebbe davvero tanto che serve invece mette roba inutile. E vabbè, purtroppo è sempre la situazione. Stessa cosa Telegram. Telegram mangia, letteralmente ha lasciato la polvere a WhatsApp. Ed è il motivo per cui, ad esempio, io ho iniziato a stare su Discord un anno dopo che è uscito, perché ero affezionato a TeamSpeak, nonostante era basilare, ero affezionato a TeamSpeak, avevo un sacco di server. Quindi inizialmente io stavo là, dicevo, Discord sì è bello, però mi sembra troppo infantile, io sono un vero gamer, sto su TeamSpeak. Però vuoi o non vuoi, alla fine ci sono dovuto andare su Discord, perché è troppo migliore. Telegram batte di gran lunga WhatsApp, ma tutti dicono no, Telegram non mi piace perché c'ha troppe cose che mi confondono. Bro, il fatto che non lo utilizzi su WhatsApp non vuol dire che non è utile. Non vuol dire che non è utile, perché ho visto molte persone, tipo ragazze di 18 anni, che dicono no, ma io Telegram non lo scarico perché c'ho WhatsApp, cioè è pieno di robe che non mi servono. Però poi quando nel gruppo devono decidere se devono andare al centro commerciale X o Y, dicono ragazzi rispondete a questo messaggio, poi arriva Telegram, fai un sondaggio, lo pini nel gruppo e Cristo santo hai finito. Non mi serve Telegram, è inutile, c'ho delle cose inutili. Ma i sondaggi sono proprio inutili su Telegram, proprio inutili, veramente inutili su Telegram. Veramente veramente inutili su Telegram, ok? Oppure poter mandare le foto senza che te le distrugga, modificare i messaggi, rispondere ai messaggi tipo 10 anni prima che WhatsApp l'abbia introdotta sta roba. I limiti di file mandabili su Telegram. La chat con te stesso automatica chiamata messaggi salvati. Veramente voi vi riuscite a dire che Telegram ha cose inutili? Ci sono le cose inutili su Telegram. Per voi, per gli sviluppatori sono importantissimi, i promemoria. Ora pure le chat vocali ci sono su Telegram, sono un casino di cose. Veramente, veramente un casino di cose. L'organizzazione cloud, le community, i gruppi, i canali, il fatto che non c'è il numero.
Telegram è la vita. Telegram è la vita, veramente. O soprattutto che mandi una foto e non ti si salva in galleria. Cristo santissimo. Le profile pic che puoi aggiornarle, oppure con i video. Non mi potete dire che Telegram è inutile. Non è inutile, ragazzi. È inutile per voi che siete scimmie e siete solo abituati a utilizzare WhatsApp. Io l'unico motivo per cui ancora utilizzo WhatsApp è per parlare con qualcuno di cui Telegram non se ne fa veramente niente. La mia famiglia, ad esempio. Sono anzianotti, non gli servono fare sondaggi o ste robe. E quindi boomer, chiamiamoli boomer o comunque le persone, stanno là. Fine. Fine. Invece Telegram è tutto, Telegram è tutto. Anche voi potete scrivermi su Telegram, capito? Ed è un'ottima messaggistica tipo Telegram. Io rispondo a un sacco di voi. Ci sono molte volte in cui non vi rispondo, però capitemi che se mi scrivete in chat e cazzate tipo ah ah, ho il cazzo duro, datemi il beneficio del dubbio di leggere la vostra chat e non perdere tempo a scrivervi ah ah, ma cosa hai scritto. Quindi per favore, se mi dovete contattare, contattatemi per roba seria che vi rispondo. Però se mi spammate 800.000 messaggi al giorno, scusate se vi blocco, ma purtroppo ho delle notifiche da tenere attive. E quindi se mi volete scrivere, mi potete scrivere tranquillamente se vi serve a qualcosa. Parliamo di Reddit che è libero al 100%. Reddit è libero al 100%. Roba seria in che senso? Avete un problema con un software, vi aiuto. Avete una domanda, volete sapere qualcosa, informazioni, dovete segnalarmi un bug o altro. Io ci sono, ragazzi, cioè vi rispondo. Io un po' di tempo fa ti avevo chiesto se il server era aperto. Capita che a volte non rispondo perché mi sto i messaggi, perché sto facendo 800.000 cose contemporaneamente. Ci sono porno su Reddit. Ah, bene. Telegram è solo per i sub, sì. Il gruppo Telegram è solo per i sub, però prendetelo come vantaggio che voglio dare, ma soprattutto perché così un gruppo con 1000 persone è veramente difficile da gestire, invece già con 200 persone è più una community. C'è gente che identifica Telegram come l'app per i porno. Capito? Capito? Porca troia. Porca troia, solo perché ai tempi era uscita quella roba tipo delle ragazze che... che tipo erano state, gli erano stati pubblicati tipo i video, mi pare, dei nudes su Telegram. Mi pare, sì, mi pare che tipo era successo un casino che era tipo la Bibbia, si chiamava una roba del genere. Il revenge porn, esatto, e per ripeto. Siccome ci sono ste robe, che Telegram, attenzione, censura, perché voi non è che pensate che Telegram improvvisamente non censura. Ma ci sono. Cioè, la moderazione c'è su Telegram e vengono cancellati questi canali. Se si tratta di pedopornografia, i canali pornografici su Telegram ci sono. Perché Telegram dice: se tu vuoi porno, entra, vedi che è un canale di porno e ti prendi il porno. Fine. Com'è, è un normale sito porno? Se a me non interessa il porno, non entro nella chat porno di Telegram. Questo è quello che dico. Perché dovrebbero toglierla? Non è che quelle che è come YouTube che ti spunta il video porno in home. No, la devi andare a cercare. Allora è allo stesso livello di Google che tu cerchi un sito porno, fine. Il revenge porn è un altro discorso. Il revenge porn è normale perché è contro la legge. E a quel punto Telegram lo può censurare. Però siccome su Telegram tu le chat le devi cercare, per me ha la stessa valenza di un sito Google. Fine. Quindi boh, per me dire che Telegram è per il porno, no. No. Arriva il nuovo merch tuo, lo voglio troppo vedere, dai, siete tanti quindi vi do un piccolo spoilerino. Post estate, ragazzi, ci sarà un bel upgrade. Ci sarà veramente, veramente un bel upgrade. Dov'è, ve lo faccio vedere. È uno spoiler però grandino, Allora, ho voluto sviluppare un merch bello, cioè non uno di quei merch tipo a cazzo di cane che non vi piace e lo comprate solo per il supporto, ma un merch carino. Magari non è per tutti perché non tutti si vestono così, però ragazzi, spoiler pazzesco. Fine estate, molto probabilmente, quindi nel periodo autunnale arriveranno queste qua, questo design. Ci sarà anche un retro, più la versione a maglietta a maniche corte. Non so se vi piacciono, qua ho messo il mio slogan Stop Watering Dead Plants, che ormai è il mio preferito. Il nuovo simbolo del canale, che non vi ho detto cos'è, voi non sapete cos'è, però
tutto arriverà a tempo debito, non sono magliette fatte a cazzo di cane. Però spero vi piaccia, cioè ho voluto creare qualcosa che magari è figa da vestire, cioè che voi la mettete e non dite ok ma le metto da solo. Il costo non volevo farle troppo alto, cioè la magliettina sempre dai 15 ai 20 euro con la spedizione. Le felpe già più sui 20-25 euro, non voglio alzarle ai 40 euro. Cioè il mio scopo non è farci gli ultra soldoni, questo è quello che dico. Non lo so, ho voluto creare qualcosa che magari vi possa piacere, cioè che vestite e dite semplicemente, cioè cazzo mi piace quello che vesto. Perché io vedo sempre le magliette degli youtuber, cioè ho il disegno tipo un disegno tipo di Minecraft con lo youtuber col piccone. Cioè se girate per strada con una cosa del genere, ok, io non ci girerei per strada. Invece una cosa del genere secondo me è molto più abbordabile. Non mi piacciono le maniche. Dici? Ragazzi, se avete consiglio sono sempre accetto. Sono sempre accetto. Ma anche a 40 euro le prendo sicuro. Tanta roba complimentare. No, ma 40 euro è un furto. Cioè 40 euro è volerci... Sono sataniche? No ragazzi, non sono sataniche. E 40 euro è volerci lucrare sopra. Non lo so, mi sembra sbagliato. Mi sembra veramente sbagliato lucrarci sopra per troppo tempo. Cioè per troppi soldi, scusatemi. Se non è troppe stelle sulle... Ho qualche idea, dopo su DS te le voglio parlare. Va bene. Con il cappuccio viene la grass burrata. Vediamo anche col cappuccio. Vediamo un pochino. Vediamo. Anche felpa con cappuccio. Sì, poi a quel punto una volta che c'è il design si adatta, diciamo, per tutte le magliette, diciamo. Per tutte le magliette. Tra l'altro, ragazzi, un altro annuncio che vi voglio dare. Ad agosto giocheremo un pack di Mario Kart bellissimo. Un ragazzo mi ha contattato su Instagram, mi ha detto letteralmente: ciao Poldo, ma io sono un modder di Mario Kart, sto lavorando a un pack meme che volevo mettere su internet. Quindi il fatto che tu avrebbe iniziato a fare Mario Kart su Twitch è fantastico. Ad agosto ci sarà Maradona Kart. Fidate ragazzi, io vi ho fatto vedere qualcosa, è assurdo. I personaggi che ci sono dentro è assurdo. Cioè Shrek dentro, Pingu, cioè è assurdo ragazzi, è assurdo. È tipo Mario Kart però con la tarantella. No, è pazzesco, no, vi sto dando troppi spoiler. Però è assurdo, da baby, è assurdo come pack. Vi dico solo che ci sono tipo 300 mappe, quindi è allucinante. Vediamo se lo riuscirò pubblicamente. E invece molto probabilmente sto parlando con gli sviluppatori di un gioco chiamato Topolino amico delle guardie, e spero di poterlo portare su Twitch. È un gioco figo, è praticamente tipo Topolino però che esce di casa a picchiare tipo le persone che non si mettono la mascherina per far rispettare il DCPM. È incredibile come gioco, se lo cercate su Google lo trovate, si chiama proprio Topolino amico delle guardie, è uno sviluppo indipendente. Solo che sto un attimino tentando di parlare con gli sviluppatori, intanto devo vedere se mi hanno risposto, per capire se è bannabile su Twitch o meno. Cioè devo tentare di arrivare a un compromesso, magari una versione censurata, se no facciamo solamente una versione su YouTube. Ads. Ci ha fatto un video Fraus, esatto, potete andare a vedere il suo. Ah, quante figate oggi ci riveli, eh? Vi rivelo un sacco di figate. Vi rivelo veramente un sacco di figate. Poi che musica mi consigli? C'è la mia playlist, punto esclamativo playlist. E ragazzi, il 18 esce la mia personale mod di Friday Night Funkin', ovvero la pulled up version, sviluppata da Prince e un sacco di altri ragazzi fighissimi. Trovate il banner sotto nelle informazioni. E lo giocheremo in live, quindi preparatevi perché... Cioè stanno ridisegnando ogni sprite, ogni musica, ogni mappa. Se siete dei fan di Friday Night Funkin', il 18/06/2021 nel mio canale alle 20:30, perché così potete scaricarlo pure voi se giocate ad FNF e provarlo. Posizione del gormito. Che vuol dire la posizione del... Ah, del gomito, ho letto gormito, non capivo. Porca troia. Ah, che bello. Non sono fan, ma ci giocherei. Mi pare pure figo da alcuni spoiler. La giocherei nel nuovo mod. Volevo provare a fare qualche altro video di Friday Night Funkin'. Vediamo. Ragazzi, prima di finire la stream, perché abbiamo parlato veramente di tanto stasera, regaliamo una sub. Vediamo a chi regalare la sub. Sto aprendo Steam, voi sapete il gioco che faremo per regalare una sub. Voi lo sapete. Dannazione, mettiamo in pausa.
Voi sapete il gioco con cui si vincerà una sub? Ragazzi, se volete vincere una sub ed entrare nel mio gruppo Telegram, sapete qual è il gioco, sapete qual è il gioco, sapete qual è il gioco, ragazzi, sapete qual è il gioco. Quindi mi raccomando, preparatevi, ricaricate la live se ce l'avete in ritardo, perché ora dovete essere velocissimi. Dovete essere veramente, veramente veloci, veramente. Eccolo qua, signori, ci siamo. Si apre, si apre, si apre, si apre. Drowy, ragazzi, non dovete installare niente, non dovete scaricare niente, dovete utilizzare la chat di Twitch. Io disegno, voi indovinate. Facciamo un solo round da 15 parole, 60 secondi. Voi dovete utilizzare solo la chat di Twitch. Non dovete scrivere play, non dovete scrivere niente. Dovete solo scrivere il nome di quello che sto disegnando. La persona con più punti alla fine del round vince una sub. Ragazzi, non dovete scrivere punto esclamativo play, tranquilli. Ci siamo, iniziamo. Buona fortuna in chat, buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna. Il più veloce prende un punto. Vai, 3, 2, 1, vai. Ok, ok, ok. Madonna, che tryharding, signori. L'ho disegnato veramente male, però è questo. Bravo Davide, bravo Davide, bravissimo, 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 bravissimo Davide. Bravissimo, bravissimo Davide, next. Next, next, next. Ah, vediamo, vediamo. La prova a fare molto accurata. Che belle le scarpe da Lidl. Tra l'altro io le ho trovate al centro commerciale, volevo comprarmi. Ah madonna, oggi ho comprato una maglietta, ragazzi, pazzesca. Oggi ho comprato una maglietta pazzesca che non vi faccio vedere, però la metterò in live, penso, ogni giorno. Quindi aspetto che arriva. Next. Ah, che bello, che bello, che bello. Vediamo, vediamo. Oddio, ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea. Vediamo quanti di voi sono acculturati in chat. Vediamo quanti di voi sono acculturati in chat. Devo sbrigarmi, devo sbrigarmi, devo sbrigarmi. Aspetta, aspetta, non mi ricordo il nome. Ok. Vediamo quanti di voi sono acculturati. Non ce n'è più? Bravo Blaze! Bravo Blaze! L'avete capito? Erano i dischi di Minecraft, erano il 13, il cut, il pigstep, il wait. Bravi, bravi, siete acculturatissimi, cazzo, erano i dischi di Minecraft. Allora, ok, ok. Spero di disegnarlo bene. Oddio, sembra salsa di soia, non sembra per niente quello che voglio disegnare. Profumo, Jerry. Complimenti, Jerry, complimenti, 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 complimenti. Next. Ah, completiamo questa frase. Siete in autobus e state cantando una canzone, tutti voi, per omaggiare chi? Siete in autobus e tutti quanti cantate una canzone. Chi volete omaggiare? Diciamo che è un corpo. Diciamo che è un corpo. È al singolare. Bravo. Il vigile del fuoco. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Il vigile del fuoco. Complimenti, complimenti, complimenti. Ah.
Non ci credo, dai! Dai, mi hai fregato! Mi hai fregato! Volevo dire che questi erano i nomadi e che quindi la parola era io, vagabondo che so io. Cazzo! Bro, tu sei tipo troppo avanti! Tu sei tipo troppo avanti! Cioè, vivi tipo nel 3021, come cazzo hai fatto? Cioè, tu sei già arrivato ai nomadi, che quindi erano queste persone che in realtà erano tre cantanti e quindi erano i nomadi. Ed era io, vagabondo che sono io. GG. Ah... spero di disegnarlo bene. Un fossile, bravo. Bravo, bravo, un fossile, bravissimo. Oz, bravissimo, bravissimo, un fossile. Ah, io. Razzista, Nick! Sei cattivo! Sei cattivo! Tra l'altro ho fatto un Tommy micidiale, cioè stava venendo bene, stava venendo veramente bene. Stava venendo veramente bene. Ok. È fallito, i bastardi. Ah, cosa? Come lo disegno questo? Va bene. Ragazzi, non la indovinerà nessuno. Se qualcuno la indovina, complimenti. Basta guerre. Dai ragazzi, lui cosa vuole? Vuole questo, quindi lui è un pacificatore, bravo. Bravo, bravo, io il pacificatore me lo ricordo tipo quello di One Piece che avevano clonato Orso Bartolio. Non lo so, mi ricordo questo per pacificatore, poi boh, va bene, oppure quelli di Borderlands mi pare. Va bene. Ah, eccolo qua. È uscito veramente male, voleva essere tipo una tunica. Vabbè, facciamo così, così si capisce più facilmente. Deve essere tipo una tunica marrone, tipo i francescani. Hanno risvegliato l'antica roccia scimmia. Non sembra affatto pericolosa. Sacerdote, sacerdote, sono bravi. Sono tornato, porca troia. Ciao, cane mandarinesco. Minchia, da quanto tempo, bro, come stai? Come stai, King, come stai? Ah... Bravo Angie, bravo. Bravissimo, 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 bravissimo. E Lime, complimenti. Ah. Scusa, bro. Scusa, ma un sacco in chat l'avete indovinato, porca troia. Va bene, avete capito che era uva solo dagli arbuscelli, bravi ragazzi. Ah, le mie dovrebbero essere di meno. Bravi, delle forme, delle forme, delle forme. Ultime due parole. Ah, allora c'è un aereo. C'è un aereo, c'è un aereo.
C'è un aereo veramente. Minchia, l'ho fatto veramente bene. Però improvvisamente questo aereo si spezza. Oh mio Dio. Ah, ah. Voleva arrivare chi cadeva dall'aereo. Però lo schifosissimo è arrivato prima di me. Complimenti. Ah, allora. Volevo scrivere foto piedi e la direzione, bravi. Vediamo chi ha vinto. Ha vinto Jerry Biscotti. Jerry Biscotti, ce l'hai la sub? Ce l'hai la sub Jerry Biscotti? Si faccia avanti, carissimo. No, perfetto. Jerry Biscotti ha vinto la sub, complimenti. Ecco a te, carissimo Jerry Biscotti, complimenti per aver vinto. GG in chat a Jerry Biscotti con 41 punti. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Ah, signori, che bella questa live. Mi è proprio piaciuta. È sempre bello poter parlare con hai voi a tu per tu. Hai risvegliato l'antica piroscimmia. Non avresti dovuto. Il mio sostegno per i problemi di YouTube merda. Ah, ho perso un... tutti i sub, ho perso tutti i sub. Ho perso tutti i sub, non me li ricordo. Leonardo, il mio sostegno per i problemi di YouTube merda. Leonardo, livello 2, ti amo, Leonardo, grazie di cuore, bello. Grazie di cuore per l'abbonamento, bello, benvenuto. Grazie di cuore, grazie mille. Benvenuto. Grazie. Allora... grazie mille anche a Francisco D, grazie per il Prime, carissimo, benvenuto, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Grazie mille ragazzi, davvero, grazie per tutte le sub, grazie. Allora, vediamo da chi vi lancio. Vi lancio da qualcuno di Arcadia, dalla persona con meno spettatori di Arcadia, vai. Sostengo il mio network. Ok. X2 Marco. Ah no, ci sarebbe M-Fire. Esatto. Vabbè, ormai ho detto X2 Marco, poverino. Accontentiamoli. Dai, vi lancio da questo ragazzo di Arcadia, ragazzi. Ah, fine che l'abbiamo redato ieri. Poi sembra che stiamo facendo i sottoni. No. Piano, redamolo piano. Arcadia il network, ragazzi. Amici, grazie di cuore a tutti quanti. Da domani tutti i video torneranno su Mr. Poldak Bar, quelli ancora vivi. E quelli vivi. Benvenuti a tutti i nuovi sub. Vi aspetto nel gruppo Telegram, punto esclamativo Telegram. Noi ci vediamo domani alle 20:30 in live, molto probabilmente con Guitar Hero. Vi faccio sapere, quindi domani sarà una live incredibile. Davvero ragazzi, grazie del supporto a tutti quanti. Grazie mille. E mi raccomando, tenete d'occhio l'archivio, perché stanno per essere ricaricati tutti i video cancellati. Buonanotte amici, a domani, ciao.